0-5 e a Sassuolo, poi a Torino in Polonia 7-0-2 dietro la Svoboda, 7-0-2 la terza prestazione mondiale stagionale. Per chi ci segue in differita, rientriamo nel racconto di questa che noi stiamo affrontando rigorosamente in diretta di questa seconda giornata dei campionati italiani assoluti al coperto. Per completare la seconda batteria, 7-38 primato personale Arianna De Masi, va in finale, 7-38 Aurora Berton, va in finale, 7-46 Rene Siracusa, è un tempo finora che diventa ipotesi di ripescaggio. Eliminate le altre: Herrera 7.49, Volpi 7.54, Ricci 7.66, Invernizzi 7.83, poi è arrivata al passo al traguardo Michela Barotti a 19.63. Qui vediamo la prima batteria, quella vinta da Anna Bongiorni, 7.32 per lei, davanti a Gloria Hooper, la campionessa in carica. Tra poco credo che vedremo anche la seconda batteria, almeno come ipotesi, o magari vedremo anche le immagini della terza batteria che vi sto commentando in diretta. E andiamo allora sulla terza batteria, perché lei è Chiara Goffi, atletica Chiara in 1964 Libertas, ha demolito il personale, 7.55 quest'anno. Attenzione anche in corsia numero 2, la vedrete tra poco, a Carlotta Fedriga dell'Atletica Forlì, è scesa 7.39 quest'anno. In corsia numero 3 c'è la piacentina Eleonora Nervetti, bracco atletica da quest'anno, 7.45 di personale appena ottenuto. In corsia 4 la formidabile Zainab Dosso, fiamme azzurre, 7.02 infatti, eccola qua Zainab Dosso, 7.02 di primato italiano assoluto quest'anno, un tempo di caratura internazionale per lei. Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in corsia 5 Alessia Pavese, centro sportivo Aeronautica, 7.37 quest'anno. Gaia Pedreschi, Atletica Brescia, in corsia numero 6. Ileni Angelini, 7.45 quest'anno per il centro sportivo Esercito. E in corsia 8 Melissa Turchi, Fratellanza Modena. Zainab Dosso, che è stata la prima frazionista designata la 4% azzurra, quarta ai mondiali del 2023, terza agli europei del 2022. E c'è in gara anche l'ultima frazionista, Alessia Pavese. Se ne ha dosso l'atleta che ha fatto fare un salto di qualità in campo internazionale a questa specialità in Italia, a questa specialità a livello di risultati tricolori. Il suo 7.02 è il terzo tempo al mondo quest'anno, dietro Julien Alfred ed Eva Svoboda. Fuori puntati su Zainab Dosso in corsia 4, che va a vincere senza particolari problemi questa batteria con 7.13. Un buon aperitivo, diciamo così, per lei in vista della finale. Si era comportata bene la Viro, Nora Nervetti, adesso cerchiamo di capire anche quali siano le altre ragazze a essersi inserite in seconda posizione. Nettamente il tempo migliore di tutte, 7.13. Vediamo se è arrivata la rimonta di Alessia Pavese, si è comportata molto bene Carlotta Fedriga anche all'interno. Qui siamo con il salto triplo, la gara che avrà il via il leader mondiale stagionale a Andy Diaz, ma qui c'è Emanuele Iemege che è stato finalista sia mondiale sia olimpico negli ultimi anni, finalista mondiale due volte nelle ultime due stagioni. Avete appena visto Andy Diaz, qui c'è Alex Fabri che è già stato sul podio l'anno passato, Matteo Romano è stato sesto all'aperto l'anno scorso. Enrico Montanari, la Fratellanza 1874, uno dei protagonisti del campionato italiano promesse dell'anno scorso. Mattia De Angelis, Ascoli Piceno. Daniele Ragazzi della Virtus Emilsider Bologna, sono i triplisti
Non parte Simone Biasutti, intanto ci arriva l'indicazione. Vediamo la seconda batteria con Arianna De Masi, che ha superato nel finale Aurora Berton per firmare il primato personale. Ci sarà anche Tobia Bocchi nella gara di triplo. Bocchi, Contaldo, Bruno, Iemege, Diaz, Fabbri, Romano, Montanari, De Angelis e Ragazzi sono questi i protagonisti del triplo. Andiamo a darvi anche quindi conto del risultato della terza batteria degli 60 femminili. Dosso 7-12, personale per Fedriga con 7-38, mentre c'è il replay di Lisa Molinarolo, record italiano indoor a 4-66. Pavese con 7-42, stampa il secondo tempo di ripescaggio, poi Nervetti 7-56, Angelini 7-58. Il personale guagliato di Gaia Pedreschi a 7,59, Turchi 7,60, Goffi 7,63. Quindi sono eliminate Melon e Siracusa. Il crono del ripescaggio nei 60 sono di Alice Pagliarini e Alessia Pavese con 7,42. Pavese con partita in maniera abbastanza, virgolette, placida, 0,252 il tempo di reazione. Ma poi da buona, da atleta, come da tradizione, ben attrezzata sul piano della fase lanciata, rimontato nel finale, lei che è ultima frazionista da 4% azzurra e che sin da ragazzina era un'ottima duecentista. Abbiamo il 4,45 di migliore prestazione italiana promessa dell'asta al coperto di Grit Naci, che vi abbiamo raccontato ieri, che i telespettatori di Rai Sport stanno vedendo oggi, o meno la domenica, per chi ci segue domenica, ecco, in questo senso. Ieri De Bossa alla prima giornata, quindi al sabato. Chi ci ha seguito su Atletica Italiana TV ha già potuto vedere tutto in diretta nella giornata di ieri. E siamo con gli sprinter della prima batteria dei 60 maschili. Attenzione subito all'atleta che vediamo inquadrato, Citruali, finalista agli europei 2022 dei 100, soprattutto 6,63 in questa stagione per le Fiamme Gialle, atleta comasco che ha aperto la sua esperienza azzurra sui 110 ostacoli prima di scoprirsi dopo il lockdown eccellente velocista. Fabio Angelo Jebart per la Sport Atletica Fermo in corsia 3, Mattia Donolo ha sceso a autore di 6,75 quest'anno in corsia 4 per i Carabinieri, corsia 5 Federico Manini per il Cuspro Padre Milano, corsia 6 per Luca Antonio Cassano del Centro Sportivo Aeronautica, corsia 7 Romeo Monaci, Atletica Grosseto Bancatema, e in corsia 8 Musa Ndiaye, Atletica Piedimola Bergamasca, che si è espresso quest'anno in 6,73. Migliori tempi quest'anno sono in questa batteria 6,63 di Citruali e il doppio 6,73 di Cassano ed Indiaie. In due vanno direttamente in finale. Ali, Jebart, Donola, Manini, Cassano, Monaci e Ndiaye, qualche problemino in avvio per Ali, va a vincere Mamemus Ndiaye, forse a 6,68. Ali on Ndiaye, ottima impressione destata da Musa Ndiaye all'esterno, Citruali comunque ha completato il compito senza particolari patemi. Si è alzato forse un po' in fretta, poi si è messo al moto la grande Citruali. Terzo Cassano, quarto Donola. Al mio colpo d'occhio.
Tra poco il via al salto triplo maschile, tra 10 minuti, tra mezz'ora il via al salto, al getto del peso, pardon, in campo maschile, altra gara attesissima, per darvi un'idea, anche se state controllando la registrazione, sta vedendo la nostra registrazione on demand dalla partita della serata di domenica, dove andare a cercare eventualmente l'inizio delle gare clou. Qui siamo con la fantastica vittoria di Francesco Fortunato nella giornata di ieri per diventare il terzo italiano di sempre sui 5 km di marcia alle spalle di Brugnetti e di De Benedictis. Citruali 6,67, vince lui la semifinale, la batteria. Musandiaie 6,69, primato personale animato di 4 centesimi. Luca Cassano 6,81, primo tempo di ripescaggio che appuntiamo. Mattia Donola 6,82. Qui vediamo purtroppo l'infortunio di Naidon, infortunio muscolare poco prima del passaggio del quarto ostacolo, che di fatto gli ha precluso il proseguo del heptathlon e purtroppo gli ha procacciato anche un guaio abbastanza serio, quello che abbiamo visto. Non abbiamo notizie dettagliate, ma l'abbiamo visto muoversi in stampelle sotto la nostra postazione. Cassano 6,81, Donola 6,82 sono i tempi virtuali di pescaggio in questo momento. Manini corre in 6,84, Monaci in 6,85, Jebert in 6,94. Batteria non formidabile sul piano dei tempi, sicuramente, con l'eccezione ovviamente di Musandiaie e anche dello stesso Citruali, che 6,67, sicuramente un buon biglietto da visita per la finale. Andiamo con la seconda batteria in corsia 1, Fabio Massimo Mastracci, Nissolino. In corsia 2 c'è Lorenzo Janes, TD Club 96 Alperia, 6,74 quest'anno. Angelo Ulisse, Fiamme Gialla, corso in 6,72 in questa stagione. Alessio Faggin sfiorò una finale mondiale under 20 dei 100, corre per le Fiamme Oro in corsia 4, 6,78 quest'anno. Steven Avuabafur, Battaglio Custorino, 6,75 quest'anno in corsia 5. Attenzione a Marco Ricci, Centro Sportivo Esercito, 6,65 quest'anno. In corsia 7 Nicola Sartuso, Fiamme Gialle, un atleta che ha sempre grande feeling con questo rettilineo, anche se quest'anno si è espresso, virgolette, solo in 6,81. E in corsia 8 Mattia Silvestrelli, studentesca Rieti, Andrea Milardi. Favorire del pronostico qui a Marco Ricci, sicuramente per la seconda posizione in tanti possono essere candidati. Tempi di ripescaggio 6,81 Cassano, 6,82 Donola, i primi due però andranno direttamente in finale. In pista la seconda batteria dei 60 metri con Ricci che va a vincere, affiancato però da Wabafur. Gran gara di Steven Wabafur, nome nuovo di questa specialità, 6,72, il tempo discreto per Ricci, ma per Wabafur è il primato personale. Rivediamo l'azione dunque di Marco Ricci, di Steven Wabafur, terzo probabilmente Janes davanti a Ulisse. Vediamo se abbiamo già i risultati. Tanto qui vediamo Bertelli nel salto della vittoria, credo 5,50,
6-71 per Marco Ricci, 6-71 anche per Stephen Wabafour, squalificato purtroppo in semifinale ai campionati italiani promesse, cerca qui la rivincita, che va al personale a 6-71, gli dà una bella limata, anche lui 4 centesimi come fatto da Ndiaye. Qui vediamo Aurora Vicini nel replay del metro 92 con cui ha tolto ad Alessia Trost il primato italiano juniores, un centimetro in più di quanto fatto dalla saltatrice friulana nel 2012, nell'anno peraltro in cui Trost arrivò al titolo iridato Under 20 a Barcellona 12 anni fa. Abbiamo la classifica della seconda batteria, Yannes 6,78, Ulisse 6,79, sono loro i due tempi di ripescaggio ora. Poi Artuso 6,84, eliminato come Faggin 6,88, Silvestrelli 6,92, Mastracci 6,93. In sovraimpressione i risultati. Matteo Napolini di Solino correrà in corsia 1 nella terza batteria, l'intramontabile Jacques Riparelli, classe 1983, Athletic Club 96 in corsia 2. In corsia 3 c'è il campione d'Europa in carica Samuele Ceccarelli, quest'anno solo 0,665 per lui, per le Fiamme Oro Padova. In corsia 4 Edoardo Longobardi, in corsia 5 Andrea Alexandru Zlatan, la fratellanza, in corsia 6 Andrea Federici, Atletica Biotecna, in corsia 7 Jim Polagin Fonseca, 100 torri di Pavia, e in corsia 8 Enrico Sancin della Trieste Atletica. C'è il campione italiano juniores Edoardo Longobardi che è sceso a 6,81 quest'anno, Ceccarelli 6,47 l'anno passato in quella formidabile giornata di gara a Istanbul verso il titolo europeo indoor. Il migliore è comunque lui a livello di stagionale in questa batteria, davanti a 6,67 del personale di Andrei Alexandru Zlatan. Tempi di ripescaggio 6,78 Yannes, 6,79 Ulisse. Ceccarelli che è il campione italiano in carica sia in questa specialità sia nei 100 metri, lo scorso anno vinse qui davanti a Marcel Jacobs e a Roberto Rigali, e nei 100 Molfetta vinse davanti a Roberto Rigali ed Eric Marek. Napolini, Riparelli, Ceccarelli, Longobardi, Zlatan, Federici, Folagin e Sancin. Ceccarelli e Folagin forse in corsia esterna. Non una grandissima impressione per Samuele Ceccarelli. Vediamo il replay anche perché mi pare abbia corso molto forte Jim Folagin Fonseca, tenta che lo scorso anno era approdato alla finale dei campionati italiani assoluti nei 100, mentre c'è Leonardo Fabbri, fino a qualche ora fa leader mondiale stagionale nel peso, pronto a entrare in pedana. ...22.37 di record italiano assoluto indoor, tenendo conto di tutte le condizioni, è secondo solo Alessandro Andrei. Qui Emanuele Musumari, Lorenzo Del Gatto, CS Carabinieri, Mattia Mirenzi poi entra in pedana. Ecco Zane Weir, il campione d'Europa per il peso al coperto. Palladino Alessandro dell'Atleti Club 96 Alperia, la Toscana Atletica Futura, Matteo Garofalo per l'USD Elite Giovani Atleti, Francesco Travacca, Mirko Campagnolo, il giovane, lo junior del SD Milone, per il Battaglio Custorino Matteo Pautasso e per il Curgenova Giordano Musso. Questi partecipanti alla gara del getto del peso, non ho citato Vincenzo D'Agostino dell'Avis Barletta tra i primi a uscire,
Ceccarelli 6,70, alla fine vince lui la batteria. Rivediamo la gara, fase di accelerazione che aveva impressionato l'anno passato, non ha destato colpo d'occhio fenomenale quest'anno. Fulacin Fonseca 6,71 per migliorarsi di 4 centesimi, Zlatan con 6,74 entra in finale, eliminato per un centesimo Edoardo Longobardi nonostante il personale, poi Federica 6,80, Sancin 6,85, Napolini e quindi Riparelli tutti eliminati, entrano in finale, quindi come ripescaggio Zlatan 6,74, Giannis 6,78. Qui siamo sul salto di Veronica Zanona 13,42 per vincere il titolo italiano assoluto di triplo femminile. Si avvicina l'ora dei 400, qui vediamo inquadrato infatti Luca Sito, che ieri è stato coraggioso protagonista delle batterie, anche Edoardo Lulaschi inquadrato tra gli altri, che nei 400 è stato argento ai campionati italiani promesse. Vediamo. Cerchiamo di darvi anche qualcosa dal salto triplo che vedremo tra qualche istante. Nelle gare di corsa tra poco, 10 minuti, 8 anche per chi ci segue in differita, per mandare anche eventualmente ad andare a centrare il momento della gara proprio nella visualizzazione on demand. Avremo la finale dei 400 femminili, poi la finale dei 400 maschili. Michele Tricca, qui per la staffetta 4x400, lui è stato campione italiano assoluto nei 400 metri, l'ultima volta se non ricordo male nel 2020. E tra poco ci sarà la finale che lui vinse due volte, nel 19 e nel 20. Non vi nascondiamo una certa frenesia che c'è qui al Palacasal in attesa al momento clou di questa domenica, dopo i tanti record italiani assoluti, 3 e giovanili, almeno 5, sto andando a memoria, caduti nel corso di questi due giorni. Saluta a casa Alice Muraro, qui Van De Angelis, stamane argento nel salto con l'asta. Ragazze del team Atletica Marche, e anche giornata di staffette oggi, lo ricordiamo, per le staffette saremo di nuovo in diretta dalle ore 16:52 come la comunicazione. È chiaro che se ci vedete in differita il dettaglio è abbastanza
pleonastico, è abbastanza ridondante. In ogni caso torneremo in diretta dopo circa un'ora e 50 rispetto a quando è iniziata questa parte. La finale dei 400 metri allora. Eleonora Fudras correrà in corsia 1, entrata come tempo di ripescaggio con 54-48, non lontano dal personale. Anna Cavaliere in corsia 2 per la Fratellanza di Modena, il personale 54-61 in qualificazione. Laura Elena Ramicus, Bologna, la campionessa italiana promesse, troverà in corsia 3 la primatista italiana della 4x400 Alessandra Bonora, fiamme gialle in corsia 4. Altra primatista italiana della 4x4 ma anche dei 4H, Ayumide Fodorunso, corsia 5 per lei, per le fiamme oro Padova è nettamente la favorita. E attenzione a Rebecca Borga, fiamme gialle, che correrà in corsia 6, quindi con un piccolo vantaggio, piccolo grande vantaggio di corsia, e questo titolo l'ha già vinto nel 2021. Nel pronostico Fodorunso, Borga, Bonora per quanto riguarda le medaglie. Per quanto riguarda Io Fodorunso, i titoli italiani nei 400 metri indoor sono già 4 in carriera del 2016, 17, 20 e 23. Batteria 53 e 69 per la Rebecca, 89 per la Fodorunso, 53-89 che è il suo primato italiano sul 400 ad ostacoli fatto lo scorso anno. Andiamo a darvi un ragguaglio per quanto concerne i 60 con la conferma dei ripescaggi di Zlatan e di Yanes, i personali in batteria di Ndiaye, Awabafur e Folajin Fonseca. Ma noi siamo, intanto è iniziata la gara di salto triplo con Tobia Bocchi, qui tra poco cercheremo di darvi anche la misurazione. Siamo con Stefano Baldini, con le due allieve Ludovica Cavalli e Nicole Maiori, che vedremo poi nei 3000 metri. 16:23 intanto per Tobia Bocchi. Il triplo. Ecco Aio Fodorunso. Correrà in corsia 5 nella finale dei 400 metri. Le rivediamo in sovraimpressione, i nomi delle partenti. Si va ai blocchi. Borga in 6, Fodorunso in 5, Bonora in 4, in corsia numero 3. C'è Laura Rami in 2, Anna Cavaliere in 1, Eleonora Fudras. Qui lo scorso anno Fodorunso sfiorò il record italiano con 52-28. La finale dei 400 metri in campo femminile con Rebecca Borga nel ruolo di lepre in corsia numero 6. Aio Fodorunso è partita subito per andare ad annullare il decalage e per andare a porsi in posizione di privilegio per virare per prima la corda. È partita a tutta anche Laura Elena Rami in corsia interna. Attenzione che Borga prova a proporsi all'interno, no, è Fodorunso a passare per prima in 24 e 3 con Borga in seconda posizione, Rami in terza,
Bonora in quarta, poi Fudras, poi Cavalieri, Aiofolorunso in testa, tallonata da Rebecca Borga con Rami al terzo posto, e testa a testa tra Folorunso e Borga per portare a casa la vittoria in questo campionato italiano assoluto. Folorunso o Borga per il titolo italiano. Folorunso prova a tenere, Folorunso tiene, vince in 53 e 22 con Borga seconda e Bonora che recupera fino alla terza posizione. 53 e 22 come risultato ufficioso, una finale molto bella sul piano agonistico. Forse a livello cronometrico ci aspettavamo qualcosina di più dopo il 52-95 di Aiofolorunso in questa stagione, il 52-96 di Borga, ma è stato un fantastico duello tra le due. Siamo con Iemege, attenzione, e si va forse a 17 metri. Semaforo verde, quindi c'è il salto valido per Emanuel Iemege, quinto al mondiale del 2022 in quel di Eugene. Lui 17:03 per Emanuel Iemege, che quindi va a prendere il comando, a scalzare il 16-23 di Tobia Bocchi, ma ci sarà subito l'esame più importante, quello di Andy Diaz Hernandez al primo tricolore con la maglia delle Fiamme Gialle. Leader mondiale stagionale con 17-61, 12 centimetri più in qua del record italiano assoluto indoor del suo allenatore, di Fabrizio Donato. Andy Diaz Hernandez, prima prova. All'aperto, arrivato a 17-75 l'anno scorso al Golden Gala. Lo spettacolo di questo saltatore che si propone subito oltre i 17 metri, si presenta così al pubblico del Pala Casali e di chi ci sta, chi ci seguirà su Atletica Italiana TV. Un atleta nato per questa specialità, un atleta nato per saltare, a colloquio con Fabrizio Donato, il suo tecnico. 17:32 per Andy Diaz, che prende il comando del concorso. Vediamo il finale appassionante dei 400 con Rebecca Borga che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, inseguendo il secondo titolo italiano assoluto in carriera dei 400 indoor. Invece arriva il quinto titolo italiano assoluto in carriera per Aiofolorunso. 53-20 per lei, 53-37 per Borga, 53-81 per la rimontante Bonora. Siamo con Alex Fabri intanto, temo sia nullo, infatti non viene neanche completato come azione. E siamo con i finalisti dei 400 maschili, con il campione italiano assoluto dei 400 ostacoli, all'aperto ovviamente Mario Lambrughi, Atletica Riccardi Milano 1946, corsia 1, corsia 2 per le Fiamme Gialle Vladimir Aceti, che questo titolo lo vinse nel 2021, in corsia 3 per le Fiamme Azzurre Lorenzo Benati, in corsia numero 4 la sorpresa delle batterie Alessandro Moscardi, Atletica Firenze Marathon, in corsia numero 5 il campione in carica per le Fiamme Gialle Riccardo Meli, in corsia numero 6 tre titoli italiani assoluti all'aperto, non ha mai vinto al coperto Edoardo Scotti, centro sportivo Carabinieri, ieri è stato l'unico a scendere sotto i 47 secondi e tra questi ragazzi è stato anche l'unico a scendere sotto i 47 secondi in stagione 46-92. A livello di personali indoor 46-38 per Meli, 46-41 per Scotti, 46-55 per Aceti sono i migliori.
una delle gare più equilibrate di questa giornata. Saluta al pubblico il quartetto dell'Atletica Brescia, con Gaia Pedreschi che ha appena corso i 60 metri piani. Qui c'è Alice Pagliarini che correrà poi i finale dei 60 metri. Grande tensione per la finale dei 400 metri maschili, ma anche per la gara di getto del peso che sta per iniziare e che avrà come primo atleta a lanciare proprio Leonardo Fabbri, che da qualche ora non è più leader mondiale stagionale dopo il 22.80 di Ryan Krauser ad Albuquerque. Vedremo chi cercherà di partire più forte nella gara dei 400, con Scotti e Meli che sicuramente hanno un vantaggio di corsia rispetto ai colleghi azzurri nella 4x4 Benati e Aceti. Moscardi in corsia 4 la sorpresa delle batterie, Lambrughi penalizzato dalla corsia 1, ma comunque atleta che è già stato tre volte secondo ai campionati italiani assoluti indoor dei 400. Scotti di solito ha un finale bruciante nelle gare all'aperto, ma ieri ha impostato la batteria in maniera esattamente opposta. La strategia migliore, virgolette, la distribuzione migliore per un 400 metri al coperto. Vanno ai blocchi quindi Scotti, corsia 6, Meli, corsia 5, Moscardi, corsia 4, Benati in 3, Aceti in 2, Lambrughi in 1. Vediamo Lorenzo Benati. Finale dei 400 metri in campo maschile con l'ottimo avvio di Edoardo Scotti. Prova a risalire Riccardo Meli sul conto rettilineo, ma sta correndo fortissimo anche Alessandro Moscardi in corsia interna, con Edo Scotti che transita per primo alla corda al passaggio 200 metri con un 21.9 in intermedio, poi Moscardi, poi Meli, poi Moscardi, poi Aceti, poi Benati, poi Lambrughi. Scotti al comando, Aceti Meli prova a rinvenire, ma sta correndo fortissimo anche Moscardi. Gara impostata alla perfezione finora da Edo Scotti per andare a conquistare il primo titolo italiano assoluto indoor della carriera. E cosa fatta, con 46.58 va a vincere, va a centrare il quarto titolo italiano assoluto della carriera con i tre all'aperto, e soprattutto va a distruggere il primato stagionale, dando un'impressione di netta crescita di condizione dopo la prima uscita ad Ancona tre settimane fa. Una vittoria con cui si getta alle spalle dei mesi abbastanza complessi sul piano della condizione Edo Scotti, anche dei problemi fisici. Meli in seconda posizione, Moscardi bravissimo terzo, quarto Aceti, quinto Benati, sesto Lambrughi. C'è attesa per la gara per l'esordio di Leonardo Fabbri, ma siamo con Tobia Bocchi. Non riesce a tenere il salto fino in fondo, quindi non riesce a migliorare. Il
Attenzione a Leo Fabbri, intanto riesce a migliorare il 16-23 il primo turno, stavo dicendo, ma siamo con Leonardo Fabbri, il campione in carica. Scorso anno una stagione che lo portò all'argento mondiale all'aperto a Budapest a 22-34 alle spalle di Ryan Krauser. Ecco, a Lieven 8 giorni fa ha fatto addirittura 3 cm meglio di quel 22-34. Il ragazzo toscano del centro sportivo Aeronautica. La concentrazione di Leonardo Fabbri, che è uno degli uomini più attesi di questo pomeriggio assieme a Andy Diaz, assieme a Zeynep Dossou. Tanto Scotti 46-57 medaglia d'oro, Meli 46-96 argento, Moscardi 47-15 personale medaglia di bronzo nei 400, Aceti 47-36, Benati 47-85, Lambrughi 48-54. Leo Fabbri. Gran salto di Contaldo, parlando di Atletica Firenze Marathon, che è anche la società civile d'origine di Leo Fabbri, Contaldo nel triplo ovviamente. Ma andiamo su Leonardo Fabbri. Primo turno di gara per il campione in carica. La consuetazione rotatoria per Fabbri, che arriva al di qua dei 20 metri, quindi un lancio interlocutorio. Vediamo quanto ci indica la misurazione, non dovrebbe essere una super misura, anzi. Fabbri 19 e 42 per Fabbri. Un lancio estremamente modesto, gli è scampato completamente di mano l'attrezzo nel momento proprio dell'uscita, abbiamo notato. Ed ecco i risultati finali: 4 uomini, 46-57 Scotti, Meli 46-96, 47-15 Moscardi, Aceti 47-36. Qui vediamo il salto di Contaldo, per il quale avevamo sentito un boato in precedenza. Arriva oltre i 16 metri e sale al terzo posto, scavalcando Bucchi con 16-28. IMG ha passato secondo tentativo, dovremmo avere Andy Diaz in pedana? Sì. I risultati dei 400, intanto. Scotti che ha sciolto solo negli ultimi giorni il riserva sulla presenza dei campionati italiani assoluti, a testimonianza anche di una crescita di condizione. Andy Diaz intanto ha aperto con 17-32. 17-61 fatto, realizzato a quest'anno come miglior prestazione mondiale stagionale. 17-75 l'aperto, il limite italiano indoor di Fabrizio Donato 17-73. Andy Diaz Hernandez, la sua azione, ci alziamo in piedi per vederla direttamente coi nostri occhi, arrivare ancora oltre 17 metri ad avvicinare forse ulteriormente 17 metri e mezzo, con qualche centimetro concesso nel momento dello stacco rispetto alla posizione dell'asse di battuta. Lo spettacolo del salto di Diaz. Se 7.32 è il primo salto, vediamo un secondo, vediamo la misurazione. 7.32, il salto ce l'ha parso sicuramente valido nel momento appunto dello stacco. Mentre intanto continuano a colloquiare lui e Fabrizio Donato. Primatista italiano all'aperto, con il primatista italiano al coperto. 17-48 a 2 cm dai
pronosticati 17 metri e mezzo per Andy Diaz. E siamo intanto con gli 800 metri in campo femminile, due serie saranno. Nella prima avremo le tre atlete sul podio dei campionati italiani promesse: Martina Canazza, Bracco Atletica, è stata argento, Francesca Bianchi, Liberta su Nicoseno Livorno, è stata oro, e Milena Masolini, gruppo budistico Valchiavenne, ecco la quinta quadrata, è stata bronzo. Avete visto in precedenza Sofia Giobelli dell'Atletica Brescia, quindi abbiamo la vice campionessa italiana allieve Elena Irbetti, Atletica Spezia Duferco, e infine Serena Troiani, che è stata medaglia di bronzo in questa gara l'anno scorso. Saranno due le serie femminili, due le serie maschili. Siamo con il campione d'Europa al coperto, Zane Weir, 22.06 di primato personale, che era il record italiano fino a pochi giorni fa, e 21.84 di primato stagionale per il portacolore delle Fiamme Gialle, anche egli allievo di Paolo Dal Soglio. E attenzione che si arriva vicino ai 22 metri, si arriva attorno almeno a quel 21.84 del primato stagionale del portacolore delle Fiamme Gialle. Vediamo l'azione rotatoria di Weir. Mi era parso anche leggermente di più. Comunque vicino al primato stagionale, e lo issa in prima posizione. Fabri per ora solo 19.42, purtroppo è un primo lancio in cui l'attrezzo gli è scappato di mano. E Lorenzo Del Gatto è terzo a 18.26. Prima serie, seconda per l'ordine di accrediti degli 800 metri, è Sofia Giobelli a portarsi al comando. No, è Martina Canazza, la campionessa italiana assoluta della 4x4 all'aperto con la Bracco, atleta piemontese in prima posizione, atleta novarese, con Giobelli al secondo posto, risale Serena Troiani, poi Bianchi è quarta, Masolini è quinta, Irbetti sesta. Martina Canazza in prima posizione, lei che è stata semifinalista mondiale Under 20 in questa specialità, con Serena Troiani, che dopo rivedremo nella 4x400 del Cus per Patra Milano a dare una sferzata al ritmo. Serena Troiani in testa, Canazza seconda, Giobelli in terza, Bianchi in quarta, più staccate Masolini e Irbetti. Serena Troiani che ha un primato personale al coperto da 2.04.06, quindi un primato notevole, 1.00.98. Il passaggio per correre più o meno sui ritmi del proprio primato. Canazza cerca di stringere i denti per la seconda posizione, ma è Francesca Bianchi ora a superarla. Bianchi che è andata a vincere in 2.06.62 il titolo italiano promesse in questa stagione. Troiani sempre al comando, anche se il suo passo si è forse leggermente affievolito. Sono rientrate Bianchi, Canazza e Giobelli. Inizia l'ultimo giro con 1.33.76 di passaggio, appena sotto i 33 secondi questo giro. Ed è Francesca Bianchi ora a lanciare il contrattacco all'esterno. Canazza prova a passare all'interno di Troiani, di spazio non ce n'è molto, anche perché Serena Troiani difende con i denti la corda. Serena Troiani, Francesca Bianchi e Martina Canazza per la chiusura di questa serie, con Canazza che prova a passare all'interno, trova un pertugio, si passa con 2.06.51. Martina Canazza che va verosimilmente a realizzare il primato personale vincendo questa serie. Sono due serie da sei atlete, quindi vincere questa serie significa automaticamente entrare tra le migliori otto. Serena Troiani, che dovrebbe aver ceduto la prima posizione proprio nel finale,
2:06:49 il risultato ufficiale. Qui siamo con la portacolore dell'Ax Italia Atletica, Gloria Cabangu, che lo scorso anno fu finalista europea Under 20. Quindi Martina Tozzi del gruppo Atletico Fiamme Gialle, Gaia Sabatini che questo titolo lo vinse nel 2022 per le Fiamme Azzurre, e nella Bellò Fiamme Azzurre, vincitrice di questo titolo Bellò in ben quattro occasioni, 2018, 19, 20 e 21. Eloisa Coiro, che invece è stata campionessa italiana al coperto l'anno passato degli 800 indoor, e quindi Eleonora Bandi della Vismacerata, Coiro che gareggia per le Fiamme Azzurre come Bellò e come Sabatini. Abbiamo le vincitrici degli ultimi sei titoli italiani assoluti: Bellò nel 18, 19, 20 e 21, Sabatini nel 22, Coiro nel 23. Canazza 2:06:49, ha vinto la serie precedente con Serena Troiani a 2:06:53. Elena Bellò che ha 1:58:97 all'aperto, 2:01:45 indoor, 2:37:09 sui 1000. Eccola qua. Giovelli ha corso in 2:06:78, vicinissima al personale, Bianchi 2:06:85, Anchella vicinissima al personale, come Irbetti 2:07:95, poi Masolini 2:11:24. Cabangu in 1, Tozzi in 2, Sabatini in 3, Bellò in 4, Coiro in 5, Eleonora Vandi in corsia numero 6 per questa serie più accreditata degli 800 metri. Vediamo come si vira la corda, chi passa per prima. Sabatini prova a cercare spazio all'interno, ma è Bellò a prendere la prima posizione davanti a Coiro. Coiro che quest'anno è stata la migliore con 2:02:25, Bellò però è in prima posizione. Bellò che è un altro atleta che ha un certo feeling con le gare di testa, un passaggio al primo giro da 30:65, non particolarmente veloce per essere un primo giro. Coiro seconda, Sabatini terza, poi Bandi, poi Tozzi, poi Cabangu, con Elena Bellò, l'atleta vicentina allenata da Alessandro Simonelli, in prima posizione. Eloisa Coiro ha già vinto 4 titoli italiani assoluti pur avendo solo 23 anni, 3 all'aperto, 1 al coperto. E nella Bellò in prima posizione, passaggio da 1:03:05, decisamente più lento della serie precedente. Attenzione che non possono prendersela troppo comoda in questo terzo giro. 1:33 il passaggio della serie precedente, poi 1:33:07 ai 600 metri. Qui dovremmo essere probabilmente già sotto oppure in linea con quel tempo. Vediamo, Elena Bellò comunque in prima posizione. Coiro è seconda, risale Vandi in terza posizione. Passaggio da 1:33:82 in linea con la serie precedente. L'ultimo giro inizia con Bellò in prima posizione, Coiro in seconda, Vandi in terza, Sabatini in quarta, Tozzi in quinta. Sono loro cinque andarsi a giocare questa... la vittoria in questa serie, verosimilmente anche il titolo italiano, con Elena Bellò e la rimonta di Eloisa Coiro. Coiro all'esterno per andare con un finale bruciante a vincere questo titolo italiano assoluto. Che finale per Bellò, per Coiro, che vince con il braccio sinistro alzato in 2:03:13. Bellò è sicuramente seconda e credo che anche la terza posizione sia stata assegnata a un atleta di questa serie. Eloisa Coiro dunque va a vincere il secondo titolo italiano assoluto consecutivo al coperto, il quarto tenendo conto anche dell'attività all'aperto. Leonardo Fabri in pedana, attenzione. Seconda prova per lui. E questo è un lancio decisamente più lungo, anche se non basta a superare verosimilmente il 21:69 di Zane Weir. Infatti per Fabri
sembra una misura scarsa, ma è una grandissima, è comunque un grandissimo lancio. Siamo su livelli di eccellenza, davvero. Il peso italiano sta toccando livelli stellari in campo maschile, diverso purtroppo il discorso in campo femminile, ma siamo comunque all'immagine di Leo Fabbri che va a colloquiare con Paolo Dal Soglio. E poi per quanto riguarda il peso femminile, in ogni caso avremo tra le principali candidate al titolo anche atlete molto giovani, le vedremo più tardi. Siamo con Federico Bruno nel triplo, che atterra non lontano dai 16 metri. .203.12 la medaglia d'oro di Luisa Coiro, .203.90 l'argento a Bellò, .204.51 il bronzo e l'onore a Vandi. Gaia Sabatini è quarta, .205.27 Martina Tozzi quinta, .206.04 seste ex equo Canazza e Cabango con .206.49 in due serie diverse. E ottava Serena Troiani a .206.53. Quindi 68 per Federico Bruno in quinta posizione, dopo due nulli rientra dunque in nei primi otto. Vediamo se c'è Emmanuel Iemege in pedana, che non vedo in realtà, mentre siamo con Del Gatto, si porta oltre 18 metri ancora nel peso però. Emanuele Iemege che vedo comunque in tuta, che non dovrebbe saltare dunque in questa prova, e anche Andy Diaz credo che passi il terzo turno, quindi toccherà ad Alex Fabbri della Ponte Vecchio Bologna. L'azione di Lorenzo Del Gatto, Centro Sportivo Carabinieri. Vediamo la classifica anche con Del Gatto che è sempre terzo, essendosi 18.44, l'ottava posizione di Mattia Mirenzi a 15.31 in questo momento. Sia Iemece sia Diaz hanno passato il terzo turno, li vediamo entrambi colloquiare con i giudici, credo che sia un'eventualità anche abbastanza verosimile proprio sul piano della gestione del concorso. Zane Weir per ora in pedana. Zenuere, leader con 21,69, anche per lui l'azione rotatoria, vediamo il peso dove vola, più in qua rispetto al lancio precedente. Lancio nullo peraltro. Mentre, ecco qua il replay intanto di Weir, mentre è arrivato un salto interlocutorio per Alex Fabbri, nullo peraltro, ci arriva l'indicazione della X. Federico Mogetti, Atletico 96 Alperia in corsia 1 per la prima serie degli 800, il giovane Ernest Mulumba, studentesca Rieti, Andrea Milardi in corsia 2, Sebastiano Gavasso, Atletica Vicentina in corsia 3, quindi Federico Vitali, Atletica Macerata in corsia 4, Enrico Brazzale, già campione italiano assoluto all'aperto nel 2018, Atletica Vicentina in corsia 5, e poi Davide De Rosa, l'Azzurrino, Centro Sportivo Esercito in corsia 6.
questa prima serie da segnalare il giovane Davide De Rosa, che ha vinto il titolo italiano Junior 2 settimane fa per l'esercito. Davide De Rosa, corso in 1:51.06 quest'anno, campione italiano juniores, mentre Brazzale ha corso in 1:50.87, è il migliore in questa stagione tra i ragazzi che prendono parte a questa serie numero 2. De Rosa, che è stato medaglia di bronzo agli europei under 18 del 2022 su questa distanza. E qui siamo con Trabacca. Attenzione che si avvicina a 18 metri Trabacca, forse va anche oltre 18 metri, Trabacca che ha una personale, uno stagionale a 17,68, portato a 17,75 al primo lancio, mentre Federico Vitali a portarsi al comando davanti a De Rosa e a Mogetti. Vediamo, tendiamo la misura intanto di Trabacca, 18.01 per Trabacca, che quindi consolida la quarta posizione, si avvicina del gatto nella sfida per la medaglia di bronzo. Torniamo sugli 800 con Federico Vitali al comando davanti a Davide De Rosa e a Federico Mogetti, con la quarta posizione di Mulumba, la quinta di Brazzale e la sesta di Gavasso. E Federico Vitali, un personale da 1:51.37, corso quest'anno al coperto a guidare il gruppo, con un transito da 55.5 al metà gara, al secondo giro. Vitali, De Rosa, Brazzale che supera ora Mogetti, cede Mulumba, superato, affiancato da Gavasso, con Vitali che sta per transitare alla campana nell'ultimo giro al comando, superato da questo momento da De Rosa. No, perché risponde Vitali tenendo la Junior, De Rosa all'esterno. Ora De Rosa passa con Brazzale che va all'attacco del portacolore di Gladys Macerata, prendendo anch'egli il sopravvento. De Rosa e Brazzale, i più accreditati, che vanno a giocarsi la vittoria in questa prima serie. Davide De Rosa che va a chiudere vittoriosamente questa serie in 1:51.10, che peraltro è vicinissimo al personale indoor, tempo vicinissimo al personale indoor dello Junior del Centro Sportivo Esercito. 1:51.09 ufficiale, a 3 centesimi dal crono di dal personale di De Rosa. Seconda serie, subito degli 800 metri, si prosegue senza soluzione di continuità con Zohair Haddar, già campione italiano a livello promesse, l'Avis Barletta ancora in corsia 1, il pluricampione italiano giovanile, terzo lo scorso anno agli assoluti di Molfetta, Francesco Pernici all'esordio in un campionato italiano assoluto con la maglia delle Fiamme Gialle, quindi Emanuel Di Premio, Atletica Gran Sasso Teramo, Enrico Ricco Bon che vinse già un titolo italiano assoluto indoor sui 1500, Francesco Conti secondo 2 stagioni fa dietro Tecucianu e Tommaso Maniscalco, studentesca Rieti, Andrea Milardi. Maniscalco è il campione italiano promesse, lo scorso anno fu sesto con Ricco Bon quarto, ma siamo con Leonardo Fabbri per dare una sferzata al suo concorso, comunque già foriero di un 21.07 che lo colloca però dietro Zenweir. Il lancio di Fabbri anche in questo caso non si arriva così lontano come il toscano si attendeva. Resta comunque al comando
20-76 per Fabbri, resta comunque al comando Zane Weir con 21-69. Di Francesco Pernici. Scatta intanto l'applauso qui alla Pala Casali per Francesco Pernici, corsia 2, che quest'anno, quest'oggi compie 21 anni. Vedremo come interpreterà questa gara, che lo potrebbe vedere, anzi come lo vede come favorito, alla luce dell'assenza di Simone Barontini, di Katalin Tecuciano, di quanto fatto vedere l'anno scorso, con una vittoria anche di grande personalità nel media internazionale Città di Padova. Atleta bresciano, atleta Camuno, al comando della serie più accreditata, 26-47, grande personalità per Pernici, per prendere subito la testa senza timori reverenziali. Conti in seconda posizione, Ricco Boni in terza. Conti fu secondo 2 anni fa, Ricco Boni quarto l'anno passato. Pernici in prima posizione, lui che doveva esordire a Lione. Attenzione, un contatto tra Conti e Pernici. Pernici che fa gara di testa per un transito da 55-2, che non è trascendentale, però comunque arriva ora la sferzata del ritmo da parte di Francesco Pernici, con Conti che si inserisce in seconda posizione con il 43 di Manuel Di Primio al terzo posto. Perde contatto Ricco Bon, rientra Tommaso Maniscalco. Francesco Pernici va a lanciare al comando questo ultimo giro con Francesco Conti, l'unico a resistergli. Pernici fiamme gialle, Conti Atletica Imola Sacmi Avis, è un testa a testa tra loro con Tommaso Maniscalco che insegue il podio. Francesco Pernici al comando, Francesco Conti in seconda posizione, con Pernici che prova a resistere nel finale, e in questo finale va a chiudere in 1:49:16 e va a conquistare il primo titolo italiano assoluto della carriera. A festeggiare al meglio il proprio 21esimo compleanno, Francesco Pernici si regala, si fa il regalo più bello, la maglia tricolore assoluta. Dopo una prima parte di stagione con qualche problema che gli aveva impedito peraltro anche di esordire a Lione proprio su questa distanza, dopo che era stato quarto ai campionati italiani promesse nella distanza dei 400, Francesco Pernici va a prendersi il titolo italiano, un titolo italiano assoluto anche quest'inverno, in questo caso è quello più prestigioso, va a prendersi un titolo italiano anche quest'inverno, è quello più prestigioso, è quello assoluto, dopo che ne aveva conquistati 8 consecutivi a livello giovanile, da allievo primo anno a promessa, da allievo secondo anno a promessa primo anno. Va a raccogliere l'ovazione del Palacasali Francesco Pernici, 1:51:09 il tempo nella prima serie di Davide De Rosa, vediamo dove andrà a collocarsi. Zane Weir ora in pedana per il proprio terzo lancio, lui il leader del concorso. Pernici 1:49:15. È il personale indoor, lui che non aveva mai corso gare particolarmente veloci al coperto. Ma restiamo su Zane Weir, leader del getto del peso con 21:69. Lancio di Weir, ancora oltre i 21, no, forse qualcosa più in qua rispetto ai 21 metri. Azione rotatoria del portacolore delle fiamme gialle, siamo attorno a 21 metri, siamo attorno alla misura di Fabbri che è 21:07, no, qualcosa meno, 20:96, resta al comando. Andiamo a darvi, cerchiamo di darvi tra poco i risultati anche degli 800 per i piazzamenti in seconda e terza posizione. Carlo Cantalos, terzo.
Siamo con Federico Bruno in pedana nel triplo. Sono iniziati i salti di finale. 20-96 il lancio di Zane Weir, il terzo lancio, inferiore al 21-69 della propria miglior prova. Nel triplo Federico Bruno è sesto con 15-68, in testa c'è Andy Diaz con 17-48, Emanuele Iemeges 17-03, Simone Contaldo 16-30 è virtualmente bronzo con il primato personale, Tobia Bocchi è quarto a 16-23, quinto Enrico Montanari 16-15, poi lo stesso Bruno a 15-68, Alex Fabri a 15-53 e Daniele Ragazzi a 14-82, sono questi i finalisti. Potrebbe aver migliorato qualcosa Bruno se il salto fosse valido, vediamo. Nullo per Bruno, intanto si è acceso il semaforo rosso. Tra poco Enrico Montanari in pedana. Eccolo qui. Il salto di Enrico Montanari, la Fratellanza 1874 di Modena. Stanno entrando i multiplisti, decatleti per la prova finale dell'Heptathlon, della multipla indoor. Mentre non abbiamo ancora l'ufficialità degli 800, qui siamo con Del Gatto nel getto del peso. Allora andiamo a dire qualcosa sulla 1000 metri del Heptathlon. Conduce Lorenzo Modugno con 35 punti di vantaggio su Michele Brini, 35 punti che equivalgono a circa 3 secondi e 2 decimi a ritmi da 2.40-2.41. Tobia Bocchi in pedana, mentre per quanto riguarda la terza posizione dopo 6 prove dell'Heptathlon è di Simon Zandarco, che paga 81 punti nei confronti dell'argento virtuale di Brini e 116 punti nei confronti di Modugno, che è in testa. Tobia Bocchi in pedana, tanti piazzamenti per lui in finale importanti. Mentre Montanari è salito al terzo posto con 16.33, vediamo dove atterra Bocchi, non completa purtroppo l'azione. Bocchi che è scivolato al quinto posto con 16.23, a 10 cm dal bronzo di Enrico Montanari, che ha migliorato ancora il personale salendo a 16.33. Partiti i decatleti, gli eptatleti in questo caso, per le 1000 metri con Lorenzo Modugno che si porta al comando e Michele Brini che lo segue con Cerrato in terza posizione e Zandarco in quarta. Lorenzo Modugno vincendo questa prova sarebbe certo del titolo italiano. Michele Brini per strappargli l'oro deve superarlo e staccarlo di almeno 3 secondi e 2 decimi. Passaggio al primo giro 31.5, il ritmo è piuttosto veloce, Modugno che parte con un personale in door da 2.41.28, Brini a 2.40.91, Cerrato a 2.39.74, mentre sta perdendo terreno Zandarco, ma il suo margine di vantaggio su Cerrato è molto ampio per la medaglia di bronzo.
Brini non sembra tenere il ritmo di Modugno, vediamo poi la distribuzione a chi darà ragione. 1:01:95 400 metri, ottimo il ritmo di Lorenzo Modugno con Cerrato in seconda posizione, Zanda e Brini in terza. Lorenzo Modugno al comando, mentre Contaldo ha saltato 15:90. Iemege ci pare che passi ancora anche il quarto salto e toccherà infatti a Andy Diaz Hernandez. Passaggio a 1:33:39 per Lorenzo Modugno, che sta legittimando il titolo italiano assoluto, il primo nell'eptathlon indoor, il secondo in senso generale dopo il successo nel decathlon all'aperto nel 2021 a Rovereto. Ma c'è Andy Diaz Hernandez pronto a saltare, lo vediamo sullo sfondo mentre inizia l'ultimo giro di Lorenzo Modugno. Parte Andy Diaz Hernandez, vediamo il salto di Andy Diaz. Radiocronaca, non viene completato con un buon atterraggio, anzi quindi di fatto è un risultato che non passerà la storia. Totalmente interlocutore il suo salto, mentre Lorenzo Modugno è ormai volato, sta pagando qualcosa e lo si vede anche nel movimento delle braccia in questo finale. Ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, il titolo italiano assoluto dell'Heptathlon Indoor è suo e vince anche la gara dei 1000 metri con il primato personale sotto i 2:40. Cerrato chiude in seconda posizione in 1000 e in quarta nella classifica generale, a meno che no, Zandarco rimonta e supera addirittura pure Brini, per cui la classifica generale per le prime quattro posizioni dovrebbe restare invariata, con l'oro a Modugno, l'argento a Brini, il bronzo a Zandarco e la quarta posizione a Cerrato, con il rimpianto per quel crampo sui 60 che di fatto l'ha costretto a chiudere al passo la gara di velocità ieri mattina. Si è corso forte in questa prova finale dei 1000 metri dell'Heptathlon con Lorenzo Modugno, l'allievo di Riccardo Calcini, studente in scienze motorie, che va a conquistare la maglia di campione italiano assoluto. E noi facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per una pronta ripresa a Lorenzo Naidon. Intanto l'ufficialità, Francesco Pernici, campione d'Italia, qui vediamo l'azione di Andy Diaz che vi abbiamo dato in radiocronaca, non vi siete persi nulla. Va a completare il salto, va a non annullare anzi. Francesco Pernici, 1:49:15, primato personale al coperto, vince il titolo italiano assoluto, il primo della carriera per le Fiamme Gialle e per sé ovviamente. Tommaso Maniscalco, studentesca di Tendre Milardi, è argento. Francesco Conti con 1:49:70, bronzo per Francesco Conti a 1:49:89, Davide De Rosa chiude con 1:51:09 della prima serie al quarto posto. I risultati ufficiali intanto della serie unica dei 1000. Siamo con Federico Bruno ora. E va verosimilmente a migliorarsi Federico Bruno rispetto al 15:68, siamo comunque molto vicini a quella misura. Intanto Iemes ha passato sia il secondo sia il terzo sia il quarto salto, vedremo se tornerà ancora in pedana. Finora il 17:03 gli garantisce la seconda posizione. Quindi c'è 63 per Federico Bruno, che quindi resta sesto a 5 cm dal risultato che aveva già ottenuto. E qui siamo Enrico Montanari, che ha piazzato un gran 16:33 per inserirsi in terza posizione provvisoria. Enrico Montanari richiama l'attenzione del Palacasari, è il quinto salto per lui. Speriamo non ci sia stato un problema fisico.
Polpaccio forse, speriamo se sono un crampo, ecco, in questo senso. La misura l'ha già piazzata Enrico, quindi su buona sostanza può essere già soddisfatto sul piano metrico. Vediamo Andy Diaz a colloquio con la segreteria del di Pedana per il salto triplo. Crediamo che abbia passato il quinto salto, ma è solo un'impressione. Tobia Bocchi tra poco in pedana. Lo vediamo sullo sfondo. Mette le scarpe da riposo Diaz mentre parte Tobia Bocchi. E Tobia Bocchi ancora oltre i 16 metri, tra poco probabilmente lo rivedremo. Non so se sia andato a prendere il 16.33 di Montanari, però Simone Contaldo ora in pedana. Ritorna Contaldo, quinto turno. E il nostro orario prevede la finale. Simone Contaldo che ha portato il personale da 16.07 a 16.30, prima 16.28 poi 16.30 al portacolore dell'Atletica Firenze Marathon, che ha regalato punti cruciali l'anno passato al suo club in occasione dello storico scudetto conquistato a Palermo nella finale ora del campionato di società. Mancano 3 centimetri per riprendersi la medaglia di bronzo virtuale. Ah, peccato, non è riuscito a tenerlo dopo un grande hop, dopo un grande primo balzo. Vediamo cosa accadrà ora, perché l'impressione è che avesse passato Diaz e anche Iemege, non vedo più in pedana Iemege tra le altre cose. Quindi passa sia Iemege, passa Iemege e passa pure Diaz. Molto traumatica questa specialità, quindi i due ragazzi cercano in ogni caso anche di gestire la propria il proprio concorso. Intanto la situazione di società dopo la costituzione provvisoria del campionato di società in ambito maschile, guidano con margine le Fiamme Gialle 63 punti davanti all'Atletica Riccardi di Milano con 34, l'Atletica Club 96 Alperia e l'Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi a 26, Cremona Sportiva Atletica Arvedi e Atletica Firenze Marathon a 25, questo in campo maschile, mentre c'è il salto di Daniele Ragazzi che atterra per la prima volta quest'oggi oltre i 15 metri, vediamo la validità o meno del suo salto. In campo femminile guidano le Fiamme Oro Padova 57 punti davanti al 42 dell'Atletica Brescia e 40 del Centro Sportivo Carabinieri, 39 per le Fiamme Gialle, 28,5 per la Firenze Marathon e 25,5 per l'Aeronautica. Il salto di Ragazzi è valido. Quindi si andrà a misurare e tra poco andremo nel getto del peso.
Getto del peso, quindi andiamo a dare i nomi dei finalisti nel getto del peso con Zane Ware che guida 21,69, Leonardo Fabbri 21,07 secondo, Lorenzo Del Gatto 18,75, Francesco Trabacca 18,01, Vincenzo D'Agostino 17,78, Danilo D'Alessandro 16,43, Emmanuel Musumari 16,41, Matteo Garofolo con 16,25. Qualche istante di attesa con Leonardo Fabbri impaziente di tornare in pedana. Si riprende il peso con Trabacca. Hanno passato Fabbri, Bruno e anche Montanari, quindi in pedana ci sarà Tobia Bucchi. La classifica finale intanto dell'Heptathlon con 5.414 punti di Lorenzo Modugno per vincere il titolo italiano assoluto, non lontano dal personale di Modugno, non lontano dal personale 5.449 con Brini Argento a 5.277 e il bronzo di Simon Zandarco a 5.210. Lui sì che si migliora di quasi 80 punti. Cerrato fa 5.034 di fatto con 6 gare e mezzo invece di 7. C'è anche il personale di Fra Giacomo a 4.717. C'è Bocchi intanto nel triplo, tra poco rivedremo perché potrebbe aver realizzato un salto molto interessante in chiave podio. Già la regia su Leo Fabbri, tra poco toccherà Del Gatto, appena lanciato Del Gatto 18-18 che misura per lui di spessore, mentre Tobia Bocchi, vediamo quanto ha saltato, però poi auguri poi di rivederlo in registrata. Ma andiamo con Leonardo Fabbri, mentre Bocchi ha piazzato il miglior lancio di questa giornata. Leonardo Fabbri, il proprio quarto lancio, va Fabbri, anche in questo caso sfuggito sulla destra l'attrezzo, va a annullarlo Leonardo, chiaramente insoddisfatto di questa prova. Ora Zane Ware. Eccolo Zane Ware, il campione europeo indoor, mentre lì possiamo dire che Manuel Jemeci ha chiuso con 17.03, ha passato anche l'ultimo salto. Vediamo Ware, dopo vedremo verosimilmente Andy Diaz nel triplo. Ware in pedana per il proprio quarto turno, niente, è uscito dalla pedana, il lancio era lungo ma è anche nullo di pedana in maniera anche estremamente evidente. Ware, fiamme gialle, Diaz, fiamme gialle, eccolo in pedana. Il leader mondiale stagionale quest'oggi ha saltato 17,48. È una misura a 13 cm dal proprio primato stagionale. Per Diaz 17.32, 17.48, passo, nullo, passo ed ecco il sesto salto. Noi siamo pronti tutti, 17.32, 17.48, 17.61 di personal best,
Andy Diaz, il primatista italiano all'aperto, il re del Golden Gala l'anno passato a Firenze, il leader mondiale stagionale indoor quest'anno in azione per la sua sesta prova. Inizia la rincorsa, l'allievo di Fabrizio Donato, pedana è buona e il salto è lungo, arriva il boato del Paracasali. Non sappiamo se arrivi un progresso su 17-61, ma non ci siamo lontani. 17-48 quest'anno, quest'oggi, 17-61 quest'anno per Andy Diaz. Resta a un solo centimetro dalla miglior prestazione mondiale stagionale che già detiene, ed è peraltro la misura al centimetro che ha consacrato al grande pubblico il suo allenatore Fabrizio Donato. 17-60, l'ex primato italiano realizzato da Donato nel lontano 2000 all'Arena. Ovviamente parliamo di attività all'aperto. Andy Diaz Hernandez, campione italiano assoluto, 17-60, a un centimetro dalla propria miglior misura 2024. Intanto si spengono le luci perché c'è una finale molto attesa. Dalle sagome che compaiono nel buio si intuisce come si tratti della finale dei 60 metri in campo femminile. Alice Pagliarini, la campionessa italiana juniores, ha vinto l'Eyof d'Alieva, correrà in corsia 1. In corsia 2 c'è Carlotta Fedriga, che si è migliorata in batteria, si è migliorata anche Arianna De Masi fino a correre in 7.38 in batteria. Correrà in corsia 3 Gloria Uper, la campionessa in carica, al via in corsia numero 4 Anna Bongiorni, in corsia 5 e le fiamme azzurre. Ecco Zeynab Dosso, la terza velocista al mondo quest'anno con 7.02, 7.12 in batteria, senza forzare per lei. E quindi Alessia Aurora Berton in corsia 7 e Alessia Pavese in corsia 8. Abbiamo, tra le altre cose, tre quarti della staffetta bronzo europeo 2022, quarti mondiali l'anno scorso. Corsia 4, 7.33 prima, Aurora Berton 7.38 in corsia 7, poi la Pavese in corsia 8, 7.42, nella prima la junior primo anno Alice Pagliarini, quest'anno 7.36, 7.42 in batteria. Per questa arena junior Alice Pagliarini scatterà in corsia numero 1, in corsia 2 c'è Carlotta Fedriga e dell'Atletica Forlì, poi in corsia numero 3 Arianna De Masi a sorpreso vincendo la seconda batteria con i colori dell'Atletica Meneghina, 7.38 per lei. Gloria Uper, la campionessa in carica, con in corsia numero 4 con i colori dell'Atletica Brescia. Corsia 5 per Anna Bongiorni, corsia 6 per Zeynab Dosso. Scorso anno vinse Uper, Dosso non c'era per un infortunio che aveva patito qualche giorno prima. Bongiorni vinse il titolo italiano invece di questa specialità nel 2017 e nel 2018. Poi siamo con Lorenzo Del Gatto. E ancora oltre 18 metri Lorenzo Del Gatto, che è decisamente in palla in questa finale di getto del peso, arrivato a 18.75. Tra poco avremo Leonardo Fabbri, ma vedremo. Ma va prima la finale dei 60 metri femminili con Pagliarini, Fedriga, De Masi, Uper, Bongiorni, Dosso in corsia 6, quindi Aurora Bertoni in 7 ed Alessia Pavese in corsia 8.
vari puntati. Su Zeynep Dossou, formidabile 7-0-2 di primato italiano quest'anno e un 7-12 in controllo in batteria per lei. La finale dei 60 metri piani in campo femminile, Zeynep Dossou al comando per andare a conquistare il titolo italiano assoluto con 7-0-7. Gran risultato per Zeynep Dossou che arriva nei paraggi del proprio primato italiano, non lontana dal proprio record, e va subito a sincerarsi di quanto accaduto da Laura Berton, purtroppo sofferente, l'abbiamo vista accasciarsi subito dopo il traguardo. Intanto siamo con Leonardo Fabbri, quinto lancio di Fabbri e qua siamo fuori settore, purtroppo era un gran lancio non da 22-37, ma era un gran lancio, gli avrebbe permesso verosimilmente di scavalcare Zayn Ware. 7-0-6 per Zeynep Dossou, campionessa d'Italia a 4 centesimi dal primato italiano assoluto. 7-0-6, il tempo ufficiale della vincitrice. Sono Arianna De Masi e proprio Zeynep Dossou ad accompagnare fuori l'infortunata Aurora Berton. Diamo in bocca al lupo, di buona guarigione proprio a livello muscolare per la ragazza friulana. Zeynep Dossou vince, forse Hooper è andata a prendere la seconda posizione. Rivediamo la gara per avere poi anche il quadro dell'argento che dovrebbe essere andato a Gloria Hooper con Carlotta Federica, che ha fatto una gara fenomenale anche dalla corsia 2. 7-0-6 vince per dispersione Zeynep Dossou come margine di vantaggio sulle inseguitrici. Zayn Ware in pedana ora per il suo quinto lancio. La tecnica rotatoria di Ware. E questo è un ottimo lancio, anche se verosimilmente non basta per migliorare il 21-69. Già realizzato, ci siamo abituati bene in Italia peraltro, tra i lanci di Zayn e quelli di Leo Fabbri. Cerimonia di premiazione 21-08 il riscontro metrico di Zayn Ware, comunque una serie nei lanci regolari di sicuro spessore, mentre stiamo attendendo i piazzamenti della finale di 60. Eccoli qua, 7-06 Dossou, medaglia d'oro, Gloria Hooper argento a 7-31, Carlotta Federica di bronzo a 7-33, quarta Buongiorno a 7-34, pensate che Aurora Berton, pur infortunandosi nel finale, ha chiuso quinta a 7-36, 7-36 anche per Alessia Pavese, 7-37 per Arianna De Masi, che è personale, e 7-34 per Alice Pagliarini, con un formidabile progresso di Carlotta Federica che è cresciuta ancora sul piano cronometrico. Federica, pensate, si è migliorata ancora, aveva corso in 7.38 in batteria, arrivava con 7.39, qui scesa a 7.33, bravissima. Si è migliorata anche Alessia Pavese di un centesimo. Siamo in pedana con D'Alessandro, lancio nullo di settore. E si abbassano ancora le luci. Finale 60 uomini.
Lorenzo Llanes correrà in corsia numero 1 con Stefue. Con Steven Awabafur in corsia 2, Marco Ricci in corsia 3, attenzione a lui per il centro sportivo Esercito, Samuele Ceccarelli, campione in carica, campione europeo anche per le Fiamme Oro, in corsia 4, in corsia 5 c'è Citruali, Fiamme Gialle, miglior tempo in batteria 6.67, eccellente impressione d'estate in batteria anche Moussa Ndiaye, portacolori dell'Atletica Pianura Bergamasca. In corsia 5 un altro ragazzo che si è migliorato in batteria fino a 6.71, Ginfola, Gin Fonseca, e in corsia 6 Andrei Alexandru Zlatan per la Fratellanza 1874. Quindi riepilogando il cast di questa finale, abbiamo Llanes, Athletic Club, Lorenzo Llanes, Athletic Club 96 Alperia in corsia 1, Steven Awabafur, Battaglio Custorino in 2, Marco Ricci, Esercito in 3, Samuele Ceccarelli, Fiamme Oro in 4, Citruali, Fiamme Gialle in 5, Moussa Ndiaye, Atletica Pianura Bergamasca in corsia 6, Ginfula, Gin Fonseca, Cento Torri Pavia in 7, Andrei Zlat, Alexandru Zlatan, Fratellanza Modena in corsia 8. Il blasone ovviamente impone il nome di Samuele Ceccarelli tra i favoriti assieme a Marco Ricci e a Citruali. Attenzione come possibile sorprese anche a Moussa Ndiaye e poi a Steven Awabafur e Ginfula, Gin Fonseca. Samuele Ceccarelli, campione in carica non solo di questa distanza, anche dei 100 metri. E non solo in questa distanza, non solo a livello di campionato italiano, ma anche di campionato europeo. Quest'anno però non si è espresso oltre 6.65, soprattutto in semifinale. Parso un po', parso lontano nella fase di accelerazione da quanto aveva mostrato di formidabile l'anno passato. Ha corso in 6.70, che è comunque crono di buon livello per il contesto di questa finale, ma in ogni caso molto lontano dal primato personale a 6.47. Con l'eccezione di Steven Awabafur, che però in semifinale nel campionato di categoria fu squalificato, sono tutti atleti di categoria seniores. Andiamo sul getto del peso intanto con la chiusura di Francesco Trabacca, un ottimo 18.11, grande serie per Trabacca a migliorare decisamente lo stagionale. Qui siamo con Lorenzo Del Gatto, medaglia di bronzo certa con 18.75, e si va ancora oltre i 18 metri ad avvicinare a quanto aveva già siglato, misurazione che vi daremo tra poco in attesa della finale dei 60 metri piani. ...19.97, si migliora nettamente Lorenzo Del Gatto, mentre vanno sui blocchi i protagonisti della finale. Llanes in 1, Awabafur in 2, Ricci in 3, Ceccarelli in 4, Ali in 5, Ndiaye in 6, Fola Gin Fonseca in 7, Zlatan in 8, finale decisamente più equilibrata della omologa distanza al femminile. Silenzio qui al Pala Casali. La finale dello sprint puro. 60 metri piani maschili. L'avvio di questa finale, non male l'avvio di Ceccarelli, meglio rispetto a quello di Citruali che prova a uscire nel finale. Citruali va a uscire imperiosamente, chiude in 6.59, vince il titolo italiano assoluto, si batte il petto, è tornato Citruali dopo la finale europea conquistata nel 2022 sui 100 metri. Mostra i muscoli l'atleta comasco delle Fiamme Gialle che va a centrare il titolo italiano dello sprint puro. 6.59, 57 il tempo ufficiale, quindi viene arrotondato per difetto
il riscontro cronometrico di Ali che sale al nono posto italiano di sempre, alle spalle di Jacobs, Ceccarelli, Tumi, Pavoni, Coglio, Cerutti, Di Gregorio e Lai. Rivediamo la finale, era partito meglio Samuele Ceccarelli, è uscito decisamente meglio Citruali, con Ceccarelli argento e Mussandiaye che potrebbe aver conquistato il bronzo. Citruali che si è rivelato tra l'altro poco subito alle prime gare, dopo lo stop per la pandemia. Lui che è nato come interprete dei 110 metri con ostacoli, la prima presenza azzurra a livello di European Under 23 nel 2019, l'affrontò proprio come specialista dei 110 ostacoli e poi è diventato un velocista sopraffino. L'abbraccio con Luca Lai, che è andato ad avvicinare a livello di primato personale. Leonardo Fabri ora in pedana, l'ultimo lancio per lui, il lancio di Delgatto era 18,97, c'era parso eccessivo il 19,97 che era comparso, ma è comunque un progresso notevole per Lorenzo Gatto sul suo concorso. Va Fabri, e non credo che basti per migliorare per andare a prendere il 21,69 di Weir. Attendiamo la misurazione nel derby tra allievi di Paolo Dal Soglio. Molto lontano in realtà, 20,98 per Leonardo Fabri che abdica in favore di Zane Weir. Concorso per lui sottotono, ma è chiaro che si aveva abituati benissimo Leonardo. Zane Weir ha vinto il titolo italiano con 21,69, ora proverà ad andare quantomeno a migliorare lo stagionale a 21,84. Il lancio di Weir e siamo qui più vicini ai 22 metri, forse va a migliorare il 21,69 già siglato per provare a mettere il punto esclamativo su questa gara di getto del peso. L'attesa per il risultato del portacolore delle Fiamme Gialle, Fiamme Gialle che vincono un altro titolo. 21,45, mi era parso qualcosa di più in realtà in presa diretta. Resta 21,69, campione d'Italia Zane Weir nel getto del peso, argento Leonardo Fabri a 21,07, bronzo Lorenzo Delgatto a 18,97, poi Francesco Trabacca a 18,23, Vincenzo D'Agostino 17,78, quindi Danilo D'Alessandro che si migliora a 16,43 ed è sesto, Emanuele Musumari settimo in 16,41, sì, e Matteo Garofalo a 16,25. Primato personale. La classifica dei 60 metri finale, vince Citruali col personale a 6,57, argento a Samuele Ceccarelli a 6,66, il bronzo a Marco Ricci a 6,69 con Diaye quarto a 6,70, Folagin quinto a 6,71 come Zlatan, poi a Vovafur e Yanes.
Preziosa Lucy Omobde. Dalla Liberta su Nicosiano Livorno, Greta Pistolozzi. Dalla Montanari Gruzza, Vivian Tobio Sage. Dalla Gran Sasso Teramo, Ludovica Montanaro. Dal Battaglio Custorino, Sara Verteramo. Dalla Atletica Vicentina, Fuyoko Stella. Dalla Bracco Atletica, Elisa Francesca Pintus. Dalla Rieti Andrea Milardi, Martina Carnevale. Dall'Eder Atletica Forlì, Martina Fedriga. Dall'Atletica Malignani Liberta Sudene, Giada Cavai. Dal Cus Parma, Sokna Musri Niong. E dall'Arder Atletica Loco Rotondo, Anna Musci. Siamo rientrati in diretta su Atletica Italiana TV dopo le emozioni del 17-60 di Andy Diaz nel triplo e delle finali di 60 metri piani, con l'attesa Zainab Dossou espressasi in 7-06 a 4 centesimi dal primato italiano assoluto, e Citru Ali che ha distrutto il personale portandolo a 6-63 a 6-57 in finale. Abbiamo ancora 5 gare da raccontarvi, 3000 metri maschili e poi femminili, il peso femminile e le staffette 4x400, prima le donne e poi gli uomini. Tra poco c'è la premiazione del heptathlon, ovviamente in campo maschile, con la vittoria di Lorenzo Modugno, 5.413 punti. Tra poco avremo la finale del getto del peso, cioè diretto ovviamente, con Anna Musci e Sara Verteramo, quali atleti da seguire con particolare attenzione. Entrambe arrivate al personale in questa stagione, 15.73 per Verteramo, 16.18 per Anna Musci, altera atletica Loco Rotondo, che l'anno passato, ancora junior, vinse il titolo assoluto contro titolo assoluto all'aperto a Molfetta. Siamo con i 3000 intanto. Giuseppe Gravante, ieri protagonista nella finale dei 1005 per la Calcestruzzi Corradini Excelsior, quindi Cesare Caiani, atletica Bruniera Friuli Intagli, già finalista mondiale a livello under 20 nelle siepi, Sebastiano Parolini, gruppo alpinistico Vertovese, sceso 8.05.21 quest'anno con il compagno di squadra in Vertovese Alessandro Lotta. Attenzione a Francesco Guerra che ha corso in 7.59.65, centro sportivo Carabinieri. Pietro Arese, attenzione a lui, 7.38 e 42 quest'anno per togliere il primato italiano a Gennaro di Napoli e portarsi molto vicino al limite italiano all'aperto di Yeman Crippa, tra le altre cose. Arese Fiamme Gialle, poi Luis Matteo Ricciardi, atletica Imola Sacmiavis, Danilo Grippi, atletica Valle Brembana, Edoardo Melloni, Atletic Club 96 Alperia, Giancarlo Roselli, Aden Exprimia Molfetta. Il principale sfidante di Arese, Federico Riva, Fiamme Gialle, che ieri ha beffato il compagno di squadra nel finale sui 1005. Quindi Giovanni Gatto, Quercia, Tao Conrad e Jacopo De Marchi, centro sportivo esercito, che lo scorso anno vinse 5.000 agli assoluti di Molfetta. Intanto la classifica di società nel frattempo, con le Fiamme Gialle che conducono con 87 punti, più del doppio degli inseguitori, Atletic Club 96 Alperia che è seconda 39, Riccardi Milano che è terza 38, Firenze Marathon quarta 34, Fiamme Oro Padova quinte a 33 in ambito maschile. In ambito femminile invece guidano le Fiamme Oro Padova 57 con l'Atletica Brescia 53, centro sportivo Carabiniera 49, Fiamme Gialle 47, Fiamme Azzurre 34. Queste le top 5. Parliamo di settore assoluto solamente, ricordiamo che oggi
tenendo conto dei campionati di società indoor, del settore assoluto e delle categorie allievi, juniores e promesse, verranno assegnati anche i titoli delle combinate, appunto, dei CDS indoor. Quest'anno gravante 8-02-55. E poi da, anche da seguire Cesare Tagliani, che è categoria promesse, che è specialista dei 3.000 piedi. Sesto, 3.000 metri in campo maschile, sarà una serie unica, sarà anche una serie unica anche in campo femminile, poi avremo le staffette 4x400. Pettorale 61 per Arese, pettorale 72 per Pietro Riva, Francesco Guerra il 67. Pietro Arese che con 7.38.42 ha decisamente abbassato il limite italiano che era 7.41.05 di Gennaro Di Napoli, corso a Parigi, corso dei mondiali mondiali indoor del 1997. Pensate che il terzo della lista all time, che è Massimo Piguretti, sempre in quel 97, corso in 7.44.39, è distante quasi 6 secondi. Abbiamo poi Osama Meslek, il quarto all time con 7.44.45 l'anno passato, due anni fa, e quindi al quinto posto c'è ancora il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera con il 7.46.46 del 1986, all'epoca primato italiano assoluto. Partita questa serie unica, vediamo chi si incarica di andare davanti, è Gravante. Giuseppe Gravante a prendere la testa, l'azzurro agli europei under 23 dell'anno passato, classe 2001, c'è un certo affollamento, stanno andando abbastanza piano, mi sento di dire, Arese sta comodo nella pancia del gruppo, Federico arriva al comando, Danilo Gritti, con il 73 c'è anche Giancarlo Roselli, si guardano. Passaggio da 37,5 ai 200. Con Federico Riva, Danilo Gritti che ora prende la testa della gara. Danilo Gritti prova a rendere un po' più sollecito il ritmo. Vediamo se la sua sarà una fuga o sarà semplicemente un'accelerazione. Per l'Atletica Imola Sacchi-Miavis, Luis Matteo Ricciardi a provare a riportarsi sotto, a ricucire il ritardo dal battistrada. Si sta viaggiando a ritmi da 9 minuti. Primo 500 in un minuto e mezzo. I conti sono presto fatti. Gritti viene ripreso, ora è Sebastiano Parolini a prendere il comando, il alfiere del gruppo alpinistico Vertovese, che è anche medico di professione, laureato in medicina. Con Federico Riva in seconda posizione, al terzo posto c'è Danilo Gritti, al Pietro Arese si inizia a portarsi avanti. Arese al terzo posto, ora alle spalle di Federico Riva, quindi tattica opposta rispetto, per Arese rispetto a ieri. Ed Arese che ora si porta al comando davanti a Parolini, arriva, prova a seguirlo subito, poi ci ripensa, resta in scia Parolini, ritmo ancora abbastanza compassato, passaggio da 2.53 e mezzo al chilometro per una proiezione da 8.39. Tutti gli atleti in gara hanno personale abbondantemente al di sotto rispetto a 8.39.
Arese, Riva, Parolini, Gravante, Gritti, quindi De Marchi e Lotta, quindi Guerra. Poi 3000 che si è reso un pizzico meno tattico rispetto alla fase iniziale. Sono in 4 a prendere un po' di margine Arese, Federico Riva, quindi Gravante, quindi Parolini. De Marchi torna sotto. Passa i 1400 metri, tra poco avrà un passaggio a metà gara, ed è proprio il primo passaggio a metà gara che il tandem delle Fiamme Gialle sembra guadagnare terreno. 4:11 il passaggio ai 1500 per una proiezione da 8:22, ma sarà ben più veloce di 8:22 il riscontro cronometrico finale. Gravante, Parolini e De Marchi, poi Guerra, poi Lotta e Melloni sono, compongono in fila indiana il gruppo degli inseguitori, ma il tandem di testa è ancora il medesimo di ieri e anche nel medesimo ordine, parlando di 1500, ovvero Pietro Arese e Federico Riva. Pietro Arese, che è il l'argento di ieri, proprio alle spalle di Riva, ma soprattutto il primatista italiano assoluto. Riva vinse questo titolo 2 anni fa. Arese invece lo scorso anno vinse in 1500. Inizia il passaggio al secondo chilometro in 5:26. Decisamente più veloce il passaggio 2:53, lo ricordiamo, al primo chilometro, quindi un secondo chilometro da 2:33, se è confermato il 5:26 come transito. Ma ormai Pietro Arese ha cambiato decisamente ritmo dopo un primo chilometro di studio con Federico Riva, che lo segue ormai da diversi giri. Sornione ieri ha tentato la sortita vincente, in questo caso a 110 metri dal termine. Vediamo Arese se lo riuscirà a staccare. Arese e Riva, due maglie delle Fiamme Gialle, tre giri al termine di 600 metri per il tandem di testa. Il primo chilometro 2:33 il secondo, a testimoniare il cambio di ritmo. C'è intanto ancora Gravante al comando del gruppo degli inseguitori là in fondo, mentre si muove anche Francesco Guerra. 400 metri al termine per il tandem di testa e arriverà nei paraggi degli 8 minuti netti, forse qualcosa meno. Pietro Arese in prima posizione, Federico Riva in seconda, qui abbiamo Guerra, poi Gravante, poi De Marchi e Parolini a giocarsi la medaglia di bronzo. Sta per iniziare l'ultimo giro. Eccoli qua i due portacolori delle Fiamme Gialle che transitano la campana attorno ai 7:30. Si chiuderà sotto gli 8 minuti verosimilmente con Pietro Arese, mentre c'è Gravante che lancia lo sprint per la seconda, l'accelerazione per la seconda, per la terza posizione. C'è invece Federico Riva che replica esattamente il copione di ieri e a poco più di 100 metri dal termine mette la freccia e va a conquistare il titolo italiano assoluto con 7:57.89, bissando la vittoria del 2022. Gravante a centrale l'argento, il bronzo, De Marchi è quarto, Guerra è quinto.
7:57:89, un ultimo chilometro da 2:31, se ho fatto bene i conti. Un copione molto simile a quello di ieri, con Federico Riva che, escluso ovviamente il primo chilometro, con Federico Riva che è andato con, a bruciare nel finale Pietro Arese, con un'offensiva lanciata a 110 metri dal termine. L'oro per Federico Riva, l'argento per Pietro Arese, il bronzo per Giuseppe Gravante. Tra poco inizierà anche la gara di getto del peso femminile, che avrà tra le protagoniste anche Seosa Lucio Mofbe, Fratellanza Modena, Greta Pistolozzi, Liberta Sunicusano Livorno, Vivien Osegi, Self Atletica Montana di Gruzza, Ludovica Montanaro dell'Atletica Gran Sasso Teramo, Fuyu Costella, Atletica Vicentina, Elisa Pintus, Bracco Atletica, Martina Carnevale per la studentesca di Tiandrea Milardi, Martina Fedriga per lei dell'Atletica Forlì, Giada Cavai per l'Atletica Malignana Libertà Sudine, Sokna Musli Niang per il CUS Parma e due favorite, Sara Verteramo, Battaglio Custorino e Anna Musci, Altera Atletica, Loco Rotondo. Il tempo con cui ha vinto la gara. Personale su 3.000. Siamo già con i 3.000 metri in campo femminile. Elisa Palmero. C'è Elisa Palmero. La presentarsi per prima, poi Ludovica Cavalli, campionessa italiana assoluta dei 3.000 indoor nelle ultime due edizioni, proverà a fare tris, l'allieva di Stefano Baldini. Lisa Palmero gareggia per l'esercito, Ludovica Cavalli per l'aeronautica militare, poi c'è Letizia Di Lisa, gruppo sportivo Virtus, che è già stata seconda in un campionato italiano assoluto dei 5.000, poi Federica Del Buono, centro sportivo Carabinieri Atletica, con la quinta posizione alla medaglia di bronzo agli europei indoor sui 1.500 nel 2015 come miglior risultato. Francesca Calvauna, Atletica Gran Sasso Teramo, quindi Giulia Zanne, Atletica Brescia, Giulia Melissa Fracassini, RCS Cus Perugia, Isabella Caposieno, Bracco Atletica, Nicole Maiori, tricolore assoluta 2022 dei 5.000 per la Pro Sesto Atletica Cernusco, Valeria Minati, Quercia Dao Conad, mezzofondista e già interprete anche del triathlon, Sveva Fascetti, Fiamme Gialle, la vincitrice ieri dei 1500 metri, Giulia Aprile, centro sportivo esercito, Federica Zanne, centro sportivo esercito, e la seconda dei 1500 metri ieri, Marta Zenoni per la Luis. Ludovica Cavalli ha conquistato 6 titoli italiani assoluti in carriera, 3 indoor l'anno scorso, 1500-3000, 2 anni fa i 3000, ha vinto il titolo all'aperto nei 1500 metri nel 2022 e poi 2 titoli nel cross corto. I risultati ufficiali dei 3000 metri con 7:57:89 di Riva e 7:58:92 di Arese. Ieri sono stati 6 millesimi a separare Giulia Aprile e Marta Zenoni nel finale del concitato finale con la grande rimonta di Giulia Aprile dei 1500. Qui vediamo l'epilogo, l'ultimo giro del remake di Arese, gli ultimi due giri, pardon, il passaggio ai 2600 metri, del remake di Arese versus Riva che avevamo già visto sui 1500. L'esito è stato il medesimo. Thank you.
l'attesa per i 3000 metri qui femminili. Qui vediamo invece la chiusura vittoriosa di Federico Riva. Qualche istante di pausa nel frattempo, prima di andare a commentare, andiamo subito con i 3000 nel frattempo, ecco, prima delle staffette 4x400 con le ragazze in gara, ben 14. A livello di tempi stagionali la migliore è stata Ludovica Cavalli con 8.48.79 davanti a Federica Del Buono 8.57.06 e a Giulia Aprile 9.07.98. Ed è subito Ludovica Cavalli a prendere il comando, la finalista mondiale del 1005. Federica Del Buono in seconda posizione, Marta Zenoni in terza, al quarto posto dovremmo avere con il 72 Elisa Palmero, quindi Giulia Aprile in quinta posizione e poi Federica Zanne, Nicole Maiori, Giulia Zanne, Sveva Fascetti, ma noi andiamo comunque soprattutto a guardare il cronometro con Ludovica Cavalli che si incarica di passare al comando in questa prima tornata in 35. Per darvi un'idea, sono passate più veloci della gara maschile, a testimoniare quanto sia stato tattico l'avvio della prova dei 3000 metri uomini. Ludovica Cavalli in testa, lei che ha un personale da 8.44.40 8.44.40 che la pone in seconda posizione all time nella graduatoria italiana alle spalle di Nadia Battocletti. 8.57.06 di quest'anno invece di Federica Del Buono è anche la nona prestazione italiana all time. Ludovica Cavalli al comando, è transitata ora ai 500 metri in 1.28, quindi un passo importante da 8.48 dal miglior tempo sugli impropri limiti stagionali. E Federica Del Buono ora passare al comando con Marta Zenoni in terza posizione. Marta Zenoni peraltro che può vantare 6 titoli italiani assoluti conquistati in 6 specialità diverse. 1500 metri all'aperto nel 2019, al coperto nel 2016, 800 metri all'aperto nel 2015, all'aperto, al coperto nel 2016, 5000 metri all'aperto nel 2019 e cross corto nel 2019. Mentre Federica Del Buono, curiosamente, di titoli italiani assoluti in carriera, come titolo italiano assoluto in carriera, ha solo quello del 1500, 10 anni fa. Tanti piazzamenti per lei. Vedremo se oggi andrà a conquistare il primo urrà al coperto in un campionato italiano assoluto. Del Buono, Cavalli, Zenoni, Aprile sono le battistrada con il passaggio al primo chilometro. 2.57.40, una proiezione da 8.51, quindi si sta correndo forte. In tante potranno andare al primato personale. Del Buono ora viene superata da Ludovica Cavalli, Zenoni a terza, Aprile a quarta, Federica Zanne è quinta, Palmero sesta, Maiori settima, Giulia Zanne ottava e Sveva Fascetti nona. Sono queste le atlete che compaiono nell'inquadratura, gruppo sempre in fila indiana, cosa che non avevate visto in campo maschile. Infatti la gara maschile era stata estremamente più tattica rispetto a questa, almeno fino al primo chilometro. Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, poi Marta Zenoni, poi Giulia Aprile e quindi Federica Zanne ed Elisa Palmero. Intanto è iniziata la gara di getto del peso con
il 13.92 di Sara Verteramo al primo lancio non va a rubare l'occhio come risultato tecnico, però potrebbe già bastare per la finale a 8 quantomeno. 1600 metri al termine, adesso quasi 1500, saremo tra poco a metà gara con Cavalli che ha ripreso l'iniziativa, l'atleta ligure. 4.27 il passaggio ai 1500, si corre con andatura decisamente importante per un campionato italiano, per una gara con titolo in palio. Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Marta Zenoni, Giulia Aprile, Federica Zanne, Elisa Palmero e Nicole Maiori. Sono i sei vagoni del gruppo di testa, sette vagoni, pardon, del gruppo di testa. Ora è Federica Del Buono al comando. Azione di piedi delle battistrada con Federica Del Buono, pionessa d'Europa nella staffetta di cross, lo ricordiamo, con Pietro Arese, tra i ragazzi che abbiamo visto nel 3000 maschili, con Gaia Sabatini, con Yassin Bui. Rimangono in tre Del Buono, Cavalli e Zenoni per il passaggio al secondo chilometro. 5.57 e 65, un secondo chilometro da 3.00. Cavalli, Zenoni, Del Buono. E potrebbe esserci una proiezione quindi sotto, comunque sotto i 9 minuti, con il consueto finale rapido di una gara che vale il titolo italiano. Ludovica Cavalli al comando con Marta Zerone che si è inserita in seconda posizione. 800 metri al termine, sono rimasti in 6, sono Cavalli, Zenoni, Del Buono, Palmero, Federica Zanne e Maiori. Sembra scalpitare in seconda posizione Marta Zenoni. Ed è stata bruciata per 6 millesimi da Giulia Aprile. Aprile che non fa più parte di questo gruppetto. È in settima posizione. Sono rimaste ora in 4 con Palmero che resta agganciata con i denti al treno di testa. Cavalli, Zenoni, Del Buono, Palmero. ...500 metri al termine, qualcosa di meno, iniziano i doppiaggi con Zenoni che prova a resistere a Ludovica Cavalli che ci pare aver dato una piccola sgasata alla progressione, alla propria andatura. Perde contatto Elisa Palmero, resta in tre Ludovica Cavalli, classe 2000, Marta Zenoni, classe 1999, Federica Del Buono, classe 1994. Centro Sportivo Aeronautica, Luis SSD e Centro Sportivo Carabinieri, le società. Inizia ora l'ultimo giro con Cavalli che va a tenere la testa, Zenoni che resiste all'interno per tenere alle spalle Del Buono, Ludovica Cavalli 100 metri al termine per lei, attenzione che esce un gran tempo pur essendo una gara di campionato. Ludovica Cavalli vola verso il terzo titolo italiano consecutivo in questa specialità indoor e va a sfiorare anche il personale, fa il primato stagionale 8.47.77. Ci sono diverse ragazze che entrano, c'è anche Federica Del Buono che migliora la propria posizione nella graduatoria all time e anche Zenoni che ci entra in pieno.
è stata una gara velocissima, cavalli oro, del buono argento, Zenoni bronzo, quarta chiuso Palmero, si danno il 5 cavalli e del buono. Risultati cronometrici importanti per tutte e tre le prime classificate, oserei dire anche per la quarta per Elisa Palmero. Ha saputo comunque chiudere forte, un ultimo chilometro da 2,50, forse anche qualcosa meno. Cavalli che va a vincere con un ancora ufficioso 8,47,77 il primato stagionale. Un'occhiata anche al tabellone per vedere dove erano le avversarie. La gioia dell'atleta genovese. Per portare a casa il titolo italiano assoluto della distanza dei 3.000 metri, il settimo complessivamente in carriera. Noi attendiamo anche la classifica ufficiale anche per vedere come viene ridisegnata la top 10 all time, la graduatoria delle prime 10 di sempre in questa specialità. Mentre diamo un aggiornamento anche dal getto del peso, siamo nel secondo turno di lancio, al comando c'è Martina Carnevale con 14,64, il primato stagionale al primo turno, Giada Cabaia secondo con 14,30, Sara Verteramo terza 13,92, un nullo per Anna Musci in apertura. In attesa dei risultati ufficiali delle 3.000, per noi qualche istante di pausa, ma abbiamo ancora tre titoli da segnare in questo pomeriggio di gare qui ad Ancona. Del SEF Montanari Gruzza guida sempre con 14,64 Martina Carnevale della studentesca Rieti. E quindi Giada Cabai 14,30 e la Sara Verteramo Custorino 13,92. Questa è la situazione nella parte alta della classifica. Il tempo dei 3.000 viene ufficializzato, 3.000 donne, 8,47,76. Cerimonia di premiazione 3.000 metri uomini, effetto la premiazione il presidente della FIDAL Italia Stefano May e il campione di Atene 2004 della maratona Stefano Baldini. Terzo per la calcestruzzi Corradini e c'è Giuseppe Gravante 8,05,48. Secondo per il gruppo atletica Fiamme Gialle, Pietro Arese, 7,58,92. Primo e campione italiano indoor 2024 per il gruppo atletica Fiamme Gialle, Federico Riva. Il risultato ufficiale dei 3.000 metri in campo femminile con il nuovo primato personale di Federica Del Buono. Un primato personale che porta Del Buono in
quarta posizione all time alle spalle di Nadia Batocletti, la stessa Ludovica Cavalli e Silvia Weichsteiner. Ma nelle prime 10 di sempre entra anche Marta Zenone, che diventa quinta con 8,50 e 31, sesta Elisa Rea, poi settima Margherita Magnani, ottava Agnese Possamai, nona Elena Romagnolo e al decimo posto sale Elisa Palmero con 8,55 e 32, primati personali che cadono come birilli in questa gara di 3000 metri con Ludovica Cavalli che corre in 8,47 e 76. Si è migliorata anche Federica Zanne, 8,59 e 59, Nicole Maiori 9,00 e 35, sono rispettivamente quinta e sesta. Quindi qua, le prime quattro del 3000 di questo pomeriggio entrano tutte nelle prime 10 posizioni all time. Cavalli c'era già, non si migliora, resta al secondo posto e non si migliora neanche a livello di tempo per 3 secondi. Del Buono sale dalla nona alla seconda, alla quarta posizione, Zenoni entra in quinta posizione e Palmero entra in decima posizione. Siamo intanto con Martina Carnevale nel getto del peso, è il secondo turno di lanci. Monsara Verteramo che si è nel frattempo portata al comando con la misura di 15,03 per il battaglio Cus Torino. ...14.37 per Martina Carnevale che avvicina il 14.64 del primato stagionale del primo turno. Siamo ora con Martina Fedriga e dell'Atletica Forlì, attualmente settima. Ottava misura il 12.50 di Eseosa Lucy Omobe. Saranno intanto tre le serie di 4x400 femminile. Martina Fedriga 12 e 26, non si migliora ora Giada Cabai. A proposito di lanci, vi ricordo che prossimo fine settimana andrà in scena il campionato italiano invernale all'aperto dei lanci lunghi, quindi disco, martello e giavellotto, sabato 24, domenica 25 febbraio a Mariano Comense, provincia di Como. Quelli saranno visibili in diretta streaming con le informazioni sul sito del Comitato Regionale della Lombardia. Intanto Giada Cabai lancia 15.08, va a disintegrare il proprio privato e la salita a 14.30 al primo lancio e sale a 15.08 e si porta al comando Giada Cabai, che non sta più nella pelle e ne ha ben d'onde, perché ha frantumato il proprio limite. E attenzione che 15.08 è lo standard di partecipazione per i mondiali Under 20, quindi la felicità giustificata di Giada Cabai, Atletica Malegnana Libertas Udine. Giada Cabai che è ancora junior. Anna Musci era junior fino all'anno passato, entra in pedana dopo il nulla iniziale, questa stagione ha lanciato 16-18 e qui abbiamo un lancio per avvicinare quanto l'ho ottenuto da Giada Cabai. Sorella d'arte, sorella di Carmelo, peso e disco come specialità per Carmelo. E soprattutto gran interprete del getto del peso. 14.41, abbastanza deluso da questa misura Anna Musci, è quarta in questo momento. Mentre Giada Cabai ha
Attenzione, avevo parlato in precedenza di una classe 2005 assolutamente in grande spolvero, dopo i titoli di Furlani e di Vicini, Mattia Furlani e Aurora Vicini. Ora ci prova anche Giada Cabai in questa specialità, il getto del peso, che ha comunque tanto spazio per inserirsi per nomi nuovi, come fece proprio l'anno passato ai tricolori assoluti di Molfetta, Anna Musci. Tanto spazio dopo il ritiro dalle scene di Chiara Rosa, che è stata per quasi 20 anni la dominatrice di questo concorso, per oltre 3 lustri. Tra le spalle di Esiosa, Lucio Movbe che ha appena lanciato, vediamo Ludovica Cavalli chiacchierare col coach Stefano Baltini. Omovbe chiude con 12.47 al terzo lancio, 12.50, miglior risultato finale, è nona e quindi è eliminata. L'ottava è Martina Fedriga con 12.80. Roberta Pistolozzi ora 14.46 di persona, per lei di personale, 13.68 quest'oggi. Potrebbe aver migliorato. Pistolozzi che va a siglare una misura da 13.93. Quindi si migliora, ma non basta a salire rispetto alla sesta posizione che già aveva. Settima è Vivien Osaghi, Self Atletica Montanari Gruzza, in pedana in questo momento. Cittadina del Club Reggiano. Traslocazione per lei. Non soddisfatta di questo lancio, resta settima, 13.39 in questo momento è dentro a livello di finale. Vediamo il CUS Parma con Francesca Grisenti al lancio nella 4x4, poi toccherà a Sara Dall'Aglio, Samantha Zago e Abiba Faisal. Grisenti parte in corsia 5, in corsia 3 c'è la sesta Murancona con Benedetta Boiani, Virginia Bancolini l'ottocentista, Sara Santinelli e Sofia Scorcelletti per il team Atletica Marche. Infine abbiamo invece in corsia 2, tante Marche in questa serie, con Alice Frontalini, Greta Lucchetti, Valentina Natalucci e Alessandra Rivellini. In corsia 6 la Toscana Empoli Nissan con Tessa Macaluso che interpreterà la prima frazione, quindi Miriam Manara, Elettra Salvatori e Camilla Rossi. Siamo su Benedetta Boriani che andrà a interpretare la prima frazione per la sesta Murancona, quindi le padrone di casa col top verde chiaro. Scatteranno nella corsia 3, corsia 2 per il team Atletica Marche, in 5 CUS Parma, in 6 la Toscana Atletica Empoli Nissan. Qui abbiamo Francesca Grisenti che è stata grande interprete anche delle gare cadetti a livello di campionati italiani qualche stagione or sono, mentre risale all'interno una gran frazione per Benedetta Boriani per cambiare, passare per prima i 200 metri. Grisenti approfitta della corsia 5 comunque per riuscire a prendere la testa. In questo momento Grisenti, poi Boriani, poi Macaluso e quindi Frontalini. CUS Parma, sesta Murancona, Toscana, Empoli, Nissan e Team Atletica Marche. Con il CUS Parma al comando, cederà poi a Sara Dall'Aglio. CUS Parma che è una società che ha tradizionalmente una forza d'urto importante nella staffetta 4x400, a livello di campionati di società spesso ha gareggiato anche Aio Folorunso. Parte Sara Dall'Aglio in chiave CUS Parma, parte Miriam Manara per Empoli, parte Virginia Bancolini, l'ottocentista, per la sesta Murancona e parte Greta Lucchetti per il team Atletica Marche, con Bancolini che si porta in rimonta sulla Toscana Atletica Empoli Nissan. Se ne va Sara Dall'Aglio per il CUS Parma. CUS Parma che avrà poi Samantha Zago e Biva Faisal, quindi un quartetto di ottimo livello per il club emiliano.
Kuzbarma va a, iniziare il proprio quarto giro, è una 4x400, è tornata nel programma nel 2019, mancava dal 1984, sostituita dalla 4x200, la 4 per un giro. La rimonta intanto di Virginia Bancolini per la Seth Stamura Ancona, per andare a provare a ridurre il ritardo nei confronti di Sara Dall'Aglio e del Kuzbarma. Parte Samantha Zago, parte Sara Santinelli, parte invece Eletta Salvadori per la Toscana Atletica Empoli-Nissan. Per il team Atletica Marche inizia la propria avventura agonistica Valentina Natalucci. Samantha Zago, che ieri non è arrivata lontana nella qualificazione per la finale dei 400 metri, è stata azzurro a livello under 23, imposta il cruise control per guadagnare metri nei confronti della Sef Stamura Ancona. Vediamo invece Elettra Salvadori, la propria azione di corsa con gli colori della Toscana Atletica Empoli Nissan. Zago al comando, Zago che difende da quest'anno i colori del Kuzbarma dopo aver militato nella Treviso Atletica. E c'è il cambio con Abiba Faisal per portare avanti, per cedere appunto il testimone per terza e ultima volta. Per la Sesta Morancona parte Sofia Scorcelletti, Camilla Rossi per la Toscana Atletica Empoli Nissan e Alessandra Rivellini per il team Atletica Marche. In questa frazione sono sicuramente Faisal e Rossi le atlete con maggiori credenziali sui 400 metri, ma il Kuzbarma ormai sta facendo gara in solitaria al comando. Kuzbarma che quest'oggi ha vissuto l'emozione, la gioia incontenibile per la vittoria con il primato italiano, primato italiano juniores nell'alto di Aurora Vicini, e dal Kuzbarma come ultimo club civile proviene anche Edoardo Scotti, che ha vinto il titolo italiano assoluto con la maglia dei carabinieri dei 400 metri maschili. Abiba Faisal in testa per chiudere vittoriosamente questa prima serie, il tempo ce l'andremo ad appuntare per l'esame delle serie successive. Vince in 3:49:67 ufficioso. Toscana Atletica Empoli Nissan, come previsto, va a prendere la seconda posizione. Sesta Murancona chiude con la terza posizione di questa serie e quarto sarà il team Atletica Marche. Eccole qua, Faisal che deve ancora riprendersi, ne ha pieno diritto, quindi Dall'Aglio, Zago e Grisenti da sinistra a destra. Intanto andiamo a recuperare quanto accaduto nel getto del peso con Sara Verteramo che ha commesso un nullo, con Martina Carnevale che è rimasta 14:63, in pedana ora c'è Sokna Niang che è undicesima con 12:48, mentre ottava è Vivian Osaghi con la misura di 13:39. Non crediamo che questa misura possa aver cambiato le carte in tavola per la qualificazione agli ultimi tre lanci. Anna Musci ora, 14:41, che non può soddisfarla al secondo turno, tecnica rotatoria per lei e qua si incrementa, ma forse non basta per andare a prendere il 15:08 di Giada Cabai. Misura di Musci che è 14:60, resta quarta, in questo caso a 4 cm dal bronzo di Carnevali. 3:49:67 per il Kuzbarma che annotiamo, poi 3:54:93 per la Toscana Empoli Nissan, 3:56:63 per le padrone di casa della Sesta Murancona, applaudite qui alla Palain d'Or con le celebrazioni dovute a chi appunto gioca in casa, e il team Atletica Marche chiude con 4:04:35.
Le finaliste del getto del peso, Giada Cabai 15.08, Sara Verteramo 15.03, Martina Carnevale 14.64, Anna Musci 14.60, Fuyuko Stella 14.21, Greta Pistolozzi 13.93, Elisa Pintus 13.84, Vivien Osaghi 13.39. Saranno intanto due le serie di 4x400 maschile. Andiamo a darvi l'aggiornamento della classifica di società a livello assoluto, questi campionati assoluti, dopo i... non sappiamo l'aggiornamento che dopo i 3000 metri. Sì, abbiamo l'aggiornamento anche dopo i 3000 metri. Con Fiamme Gialle 111 punti, Athletic Club 96 Alperia 53, Atletica Riccardi Milano 38 in terza posizione, Centro Sportivo Aeronautica quarto a 37, Firenze Marathon quinto a 34 e Fiamme Oro Padova sesta a 33, quando manca solo la 4x4 per quanto riguarda gli uomini. Ma noi restiamo sulle donne con Melissa Turchi, fratellanza che lo scorso anno fu bronzo, con in questo caso Melissa Turchi in prima frazione, poi Alessia Baldini, Alessandra Moranti e Anna Cavalieri. Qui la specialista dei 400 ostacoli, Greta Vuolo per l'Atletica Bergamo Rio Center, che schiererà la campionessa italiana juniores Valentina Vaccari, quindi Grace Volonterio ed Elisa Valensina a chiudere. Ax Italia Atletica con Chiara Padoan in prima frazione, poi Giada Giocondi, Sara Cirillo e una frazione finale con Gloria Cavangu. E quindi l'Atletica Roma Acquacetosa che propone Martina Bonanni, Anna Gresta, Maria Vittoria Lunga e Flavia Bianchi. In campo femminile invece nel campionato di società Atletica Brescia che è passata al comando con 61 punti davanti al Centro Sportivo Carabinieri a 60, Fiamme Oro Padova 57, Fiamme Gialle 54, Aeronautica 44,5. In questo caso mancano due gare, 4x400 è peso. Prima frazione dunque della seconda serie con Melissa Turchi e Greta Vuolo. Vuolo l'anno scorso fu seconda nel campionato italiano allieve dei 400 ostacoli, Treie juniores al primo anno e un'allieva. Sono schierate l'Atletica Bergamo 59 Rio Center, formazione giovanissima. Melissa Turchi riesce a virare al comando per la fratellanza 1874 di Modena, mentre risalgono all'interno, mettendo un testa a testa tutto romano con Ax Italia Atletica, Atletica Roma Acquacetosa, con Anna, con Martina, perdono, con Chiara Padovana che resiste al tentativo di proporsi all'interno di Martina Bonanni. Vediamo il cambio di Greta Vuolo, entra Valentina Vaccari per Atletica Bergamo, è stata finalista quarta layoff l'anno passato sui 400, mentre pista per la fratellanza 1874 c'è Alessia Baldini, che è la figlia del campione olimpico di maratona di Atene, ma è anche
Ma la mamma, lo ricordiamo, è Virna De Angeli, che è tuttora primatista italiana assoluta al coperto dei 400 con 52-17. Valentina Vaccari, che invece è la primatista italiana under 20 dei 400 con 53-81, prova a fare il vuoto per l'Atletica Bergamo 59, Rio Center, che ricordiamo avrà in ultima frazione Elisa Valensin. Vaccari per l'Atletica Bergamo, Baldini per la Fratellanza, quindi Giada Giocondi per l'Ax Italia Atletica e Anna Gresta per l'Atletica Roma Acquacetosa. Vaccari va a cambiare con Grace Volonterio, terza lo scorso anno ai campionati italiani allieve dei 400. Poi Alessandra Morandi entra in azione per la Fratellanza di Modena, quindi ancora un testa a testa tra Ax Italia e Atletica Roma Acquacetosa con Sara Cirillo e Maria Vittoria Longa. Sara Cirillo per l'Axi e Maria Vittoria Longa per la Roma Acquacetosa. Vediamo con Grace Volonterio l'Atletica Bergamo al comando, ma attenzione che dietro sta, attenzione che stia guadagnando terreno Alessandra Morandi per lo storico club modenese, club modenese che avrà la finalista individuale Anna Cavalieri in ultima frazione a sfidare Elisa Valensin per un possibile testa a testa estremamente equilibrato tra le due società, con Morandi che sta riducendo il gap nei confronti di Volonterio. Le due cambieranno forse assieme a questo punto. Grace Volonterio che prova a tenere la prima posizione per azionare Elisa Valensin, che parte precedendo Anna Cavalieri al cambio. Poi parte Flavia Bianchi per l'Atletica Roma Acquacetosa e Gloria Cabango chiamata alla rimonta per l'Ax Italia Atletica in ultima frazione. Elisa Valensin è partita di gran carriera nell'ultima frazione dell'Atletica Bergamo 59 Orio Center. Lei che è nata il giorno di Capodanno del 2007 e che è la primatista italiana al coperto under 20, non solo allieve, dei 200 metri con 23.72. Anna Cavalieri in seconda posizione. Valensin che ha guadagnato nella prima curva subito dopo il cambio, ora sta tenendo margine, prova a riavvicinarsi Cavalieri, attenzione al finale di Anna Cavalieri della Fratellanza di Modena, con Valensin che prova a tenere la prima posizione. Vediamo se riesce l'Atletica Bergamo a tagliare il traguardo per prima. Sì, decisamente, 3:43:92, che è gran risultato tecnico tenendo conto che è ottenuto con atlete al primo anno di categoria juniores per tre quarti e con Valensin che è ancora allieva. Vuolo, Vaccari e Volonterio che vanno a sincerarsi della condizione di Elisa Valensin. Lo skyline di Bergamo disegnato sulla maglia dell'Atletica Bergamo 59 Orio Center, che ha vinto questa seconda serie davanti alla Fratellanza 1874 di Modena con due crono, attenzione, competitivi anche a livello assoluto. Intanto, solo come dato statistico, la miglior prestazione italiana juniores al coperto della 4x400, che si corre praticamente mai a livello giovanile, comunque per darvi un'idea, è 3:54:76 di Scaccavarozzi e Le Costa sul Centale Repetracca nel 2001. Atletica Bergamo che di fatto è tutta under 20 con una lieva e tre juniores ha corso sotto i 3:44. Tempo di altissimo livello in ambito giovanile. Certo del peso, allora, cosa sta succedendo? È successo qualcosa con Anna Musci. È arrivato il nullo di Sara Verteramo. Mentre entra ora Giada Cabai, che con 15:08 ha ottenuto un lancio, ha demolito il primato personale, lei che è stata azzurra agli europei under 18 a Gerusalemme due anni fa, qui non riesce a replicare l'eccellente lancio del proprio secondo turno. È cambiato qualcosa al comando di questa gara, vedremo se ci verrà riproposto, altrimenti ve lo annuncio tra poco.
Quello che vi annuncio sicuramente invece è la classifica della seconda serie della 4x4, 3:43:91 Atletica Bergamo, 3:44:16 Fratellanza Modena, 3:49:07 l'Ax Italia Atletica, sono i primi tre tempi. Andiamo sull'ultima e decisiva serie della 4x400 con la Bracco Atletica che correrà in corsia 6 con Charlotte Sana in prima frazione. Seconda frazione l'ottocentista Emma Pollini, poi un'altra ottocentista Martina Cannazza che ha corso benissimo oggi gli 800 e quindi la quattrocentista Alessia Brunetti a chiudere. Poi il Cus Pro Patria Milano, le favorite con Ilaria Burattini in prima frazione, poi le gemelle Serena, Virginia e Alexandra Troiani nell'ordine in cui le ho citate. E attenzione all'Atletica Brescia con Michelle Mangiapane che aprirà il quartetto, poi Silvia e Francesca Meletto e quindi Alexandra Almici. Attenzione che il 3:43:91 dell'Atletica Bergamo e il 3:44:16 della Fratellanza Modena non sono crono così banali da battere. Il limite italiano 3:39 e 14 della Bracco Atletica che lo scorso anno vince il titolo invece all'aperto, vince il titolo al coperto nel 2022, lo scorso anno vinse il Cus Provata Milano questo titolo, ma quest'anno è ancora il Cus Provata Milano alla la squadra sulla carta favorita, tenendo conto che Alexandra e Virginia Troiani non hanno corso la gara individuale. Partita questa serie, allora vi do il risultato intanto di Anna Musci che con 15-10 si è portata al comando del getto del peso nel quarto turno. È partita come previsto a tutta Ilaria Burattini, Cus Pro Patria Milano corre contro Bracco e Atletica Brescia, sono tra l'altro le prime tre squadre degli ultimi campionati di società assoluti femminili, livello di finale oro, ma corre anche contro il cronometro, contro il 3:43:91 dell'Atletica Bergamo. Burattin, Mangiapane e Sana nelle prime tre posizioni, di questa, nell'ordine di passaggio di questo primo giro. Cus Pro Patria Milano, Atletica Brescia 1950 e Bracco Atletica. Ilaria Burattin per andare a cambiare per prima ad azionare Serena Troiani che è stata ottava nella gara individuale degli 800. Parte Silvia Meletto, che è l'ottocentista, e poi un'altra ottocentista, Emma Pollini. Serena Troiani per fare il vuoto al comando di questa terza e ultima serie della 4x400 in ambito femminile. In questo momento sul podio sono Atletica Bergamo 3:43:91, la Fratellanza Modena 3:44:16 e Ax Italia Atletica 3:49:07. Silvia Meletto resiste nei confronti di Emma Pollini. Qua siamo con Anna Musci, il suo quinto turno di lanci, non credo abbia migliorato il 15-10 già visto e credo sia andata anche ad annullare, infatti così è. Serena Troiani per andare a cambiare con Virginia Troiani che in staffetta ha corso una finale mondiale a Eugene con le azzurre chiudendo settima. Per lei una stagione indoor molto limitata negli impegni, fondamentalmente il clou era proprio questa staffetta con i colori del club del Cus Pro Patria Milano. Lei è originaria di Busto Arsizio, provincia di Varese, ha iniziato proprio con la Pro Patria Busto Arsizio. C'è la giovanissima Francesca Meletto in seconda frazione per in terza frazione, pardon, per l'Atletica Brescia e Martina Cannazza l'ottocentista della Bracco Atletica che è stata sesta nella gara individuale con il primato personale, con una gara di grande coraggio, che sta provando a superare Meletto, ma Francesca Meletto sta correndo in maniera eccellente sul piano tattico. Il gap, il ritardo rispetto al Cus Pro Patria Milano però in questo momento è molto molto ampio. Parte Alexandra Troiani
parte Alexandra Almici e parte Alessia Brunetti in rappresentanza rispettivamente di Cuspor Patria Milano, Atletica Brescia e Bracco Atletica. Con Alexandra Troiani che molto spesso ha corso l'ultima frazione della staffetta 4x400 del CUS Pro Patria Milano. Atletica Brescia che è in corsa anche per la vittoria nel campionato di società indoor, resiste in seconda posizione, tiene alle proprie spalle Alessia Brunetti che ieri è stata la prima delle eliminate dalla finale dei 400 metri individuali. Ma c'è Alexandra Troiani per andare a vincere questa serie. Attenzione al tempo perché il 3:43:91 non è lontano dell'Atletica Bergamo. Il CUS Pro Patria Milano va a chiudere in 3:44:32. Quindi vince l'Atletica Bergamo davanti alla Fratellanza di Modena. Il colpo di scena che non ti aspetti nel finale per... una vittoria che arriva per quattro teenager sostanzialmente, perché Valentina Vaccari, Greta Vuolo e Grace Volonterio sono ragazze del 2006 ed Elisa Valensini è nata il giorno di Capodanno del 2007. CUS Pro Patria Milano dovrebbe essere comunque medaglia di bronzo. Intanto nel getto del peso non è successo sostanzialmente nulla, a parte il 13:94 dell'Elisa Pintus della Bracco Atletica che ha permesso alla ragazza della Bracco di superare Greta Pistolozzi. Inizia ora il sesto turno di lanci con la prova di Vivian Osaghi che con 13:17 resta in ottava posizione. 3:44:32 per il CUS Pro Patria Milano che chiude dunque in terza posizione medaglia di bronzo, quarta posizione a 3:48:84 per l'Atletica Brescia, quinta l'Ax Italia 3:49:07, sesta la Bracco. Elisa Pintus, eccola qua. Abbiamo ricordato in precedenza il riferimento statistico per darvi un'idea del livello del 3:43:91 del quartetto Vuolo, Vaccari, Volonterio, Valensin. Categorie miste, una lieve e tre junior, quindi non può fare testo per nessun primato ovviamente o per nessuna migliore prestazione, però la migliore prestazione italiana juniores al coperto della staffetta 4x400, che è vero si corre praticamente mai ma venne realizzato da una squadra nazionale, era 3:54:76 di Scaccabarozzi e Le Costa sul Scientale del Petracca nel 2001. Questo vi dà l'idea comunque quanto forte abbiano corso le ragazze dell'Atletica Bergamo anche alla luce della loro giovane età. Greta Pistolozzi intanto con un nullo chiude la settima. Tra poco Fuyuko Stella, verosimilmente andremo a completare questa il racconto di questo concorso. Fuyuko Stella è quinta con 14:21, vediamo cosa ottiene, 14:49 per restare comunque quinta ma pareggiare il primato personale. Sesta Elisa Pintus Bracco a 13:94, settima Greta Pistolozzi a 13:93, ottava Vivien Osaghi a 13:39. E ora Anna Musci in testa, sì, con 15:10 con soli 2 cm di margine su Giada Cabai. Tecnica rotatoria per lei per mettere il punto esclamativo sul suo concorso. Non credo arrivi in realtà, però comunque in questo momento è in testa.
prima serie della 4x4, intanto in campo maschile saranno due le serie, lo ricordo. Toscana Atletica Jolly con Okechukwu Agu, Francesco Capriani, Tommaso Corbani e William Jacopo Gaggioli. C'è il campione italiano junior dei 400 ostacoli Agu in corsia 5, Fabrizio Caporusso, Dario Collura, Francesco Amici e Luca Marsicovetere per la Libertà Atletica Forlì. Corsia 4 la Sindustria Sport di Padova con Filippo Cibin, Giovanni Lazzaro l'ottocentista, Lorenzo De Bortoli e Luca Ostanello, lo specialista dei 400 ostacoli. In 3 Fabio Tardito, poi Gabriele Azmi, Alessandro Trotto, il duecentista, e Marco Gianantoni. E in corsia 2 la Pistoia Atletica di Tommaso Innocenti, Fabio Luccioletti, Andrea Consolmagno e Nicolò Pollicino. .15:06 l'ultimo lancio di Anna Musci, che avvicina il 15:10, non lo migliora, è comunque una seconda misura competitiva, mentre arriva un lancio di Martina Carnevale. Intanto vi diamo la classifica ufficiale della 4x4 femminile con la vittoria dell'Atletica Bergamo 59 Rio Center, l'argento della Fratellanza 1874 di Modena e il bronzo del CUS Provata Milano, tutte racchiuse in 41 centesimi. Poi quarta l'Atletica Brescia, quinta l'Ax Italia Atletica, sesta la Bracco Atletica, settimo il CUS Parma e ottava l'Atletica Roma Acquacetosa. Parte questa prima di due serie di 4x400 maschile, la gara che concluderà questi due giorni di campionati italiani assoluti con una prima frazione molto equilibrata, grande avvio di Fabrizio Caporusso, protagonista forse non come si aspettava lui nel passato weekend nel campionato italiano allievi. Filippo Cibini a transitare per primo, Okechukwu Agu è in seconda posizione, in terza posizione per provare a rimontare. Vediamo Fabio Tardito al comando ora per la Virtus Investi di Bologna, ma rimonta Okeagu. La Toscana Atletica Jolly che va a cambiare per prima davanti alla Virtus Investi di Bologna con il cambio di Agu. Agu che è il campione italiano allievi dei 400 ostacoli, non junior come avevo anticipato, avevo annunciato in precedenza. Con Gabriele Asmi della Virtus Investi del Bologna, ora in seconda posizione abbiamo Francesco Capriani per la Toscana Atletica Jolly, quindi per la Sindustria Sport di Padova Giovanni Lazzaro, poi abbiamo Fabio Luccioletti per la Pistoia Atletica e Dario Collura per la Libertà Atletica Forlì. Grande rimonta di Giovanni Lazzaro a cambiare per primo per la Sindustria Sport di Padova, ma è la Virtus Investi della Bologna con Alessandro Trotto, ottimo interprete del 200. A livello giovanile a prendere il comando su Lorenzo De Bortoli, che però propone la propria controoffensiva per passare al comando. Risale intanto molto bene la Libertas Atletica Forlì in terza posizione con la frazione di Francesco Amici, dopo toccherà al già campione italiano allievi dei 400 Luca Marsicovetere. Lorenzo De Bortoli al comando per andare a cambiare con lo specialista dei 400 ostacoli Luca Ostanello, che riceve ora il testimone. Per la Virtus Insider parte Marco Gianantoni, per la Libertas Atletica Forlì Luca Marsicovetere, per la Toscana Atletica Jolly c'è William Jacopo Gaggioli, che è anche lui un quattrocentista ostacoli, e quindi Nicolò Pollicino per la Pistoia Atletica. Luca Ostanello in testa, poi c'è Marco Gianantoni, quindi la Libertas Atletica Forlì con Marsicovetere che prova la rimonta. Un bel applauso a Pietro Pigliare, a Sindustria Sport, Padova, va a vincere
ed è la Sindustria Sport di Padova a chiudere vittoriosamente con 3-48-23. La Virtus Bologna dovrebbe essere riuscita a precedere la Libertas Atletica Forlì per la seconda posizione, con la rimonta di Luca Marsico Vetere nel finale. Vediamo se vi possiamo dare anche i risultati finali del getto del peso, se ci arriverà la riproposizione di qualche lancio. Un podio racchiuso in 7 cm, 15-10 per Anna Musci, campionessa d'Italia, 15-08 per Giada Cabai, primato personale, junior lei, e 15-03 per Sara Berteramo. In terza posizione Martina Carnevale si migliora all'ultimo lancio con 14,71, Fuyu Costella pareggia il personale a 14,49. Una gara comunque con tutte atlete delle categorie giovanili, 2 under 23 e una junior nelle prime tre posizioni. Le foto del diritto del getto del peso con Anna Musci. Vediamo sia abbastanza contrariata in realtà, o felice. Non sappiamo se sia soddisfatta per la vittoria o un po' contrariata per una misura che probabilmente si aspettava superiore. Comunque, dopo il successo di Molfetta, la vittoria di Ancona. E lei la regina tricolore del getto del peso. Aveva vinto anche tra le promesse qua. Intanto stiamo provando a darvi qualche aggiornamento per le classifiche di società. Dovrebbe essere definitiva la classifica di società, 3-18-22 per la Sindustria, 3-18-83 per la Virtus Emilsider, 3-18-85 per la Libertas Atletica Forlì. Pistoia Atletica 3-22-29 e Toscana Jolly 3-23-00. Abbiamo intanto... dovremmo avere definitiva anche la classifica di società assoluta femminile, perché noto che sono entrati anche i risultati di 4x400 e getto del peso, con la vittoria dell'Atletica Brescia con 70 punti, secondo il CS Carabinieri con 60. Terza le Fiamme Oro di Padova con 57, poi avremo anche ovviamente la classifica della combinata del campionato di società indoor. Completiamo però la top 10 del CDS assoluto indoor femminile con la quarta posizione delle Fiamme Gialle a 54. Quinta l'Aeronautica 44,5, sesta la Bracco Atletica 40, settima la Fratellanza 1874 con 39 punti, ottavo il CS Esercito con 36, nona le Fiamme Azzurra 34 e decima la Firenze Marathon a 28,5. Tra poco l'ultima azione agonistica di questa due giorni. Con il CUS Pro Patria Milano, corsia esterna, la 6 con Luca Sito che ieri ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo della corsia 2 per qualificarsi alla finale, non c'è riuscito ma la condizione è sicuramente buona. Dopo di lui Edoardo Franzi, Giorgio Isacco e Andrea Panassidi, non c'è Francesco Rossi rispetto alle previsioni. Processo Atletica Cernusco con Francesco Gargantini, quindi Federico Incontri, Mattia Cella e attenzione a Matteo Raimondi a chiudere. In corsia 3 la studentesca Rieti Milardi con Lorenzo Liberati, Andrea Scalella, Paolo Re e Diego Mancini. E in corsia 2 l'Athletic Club 96 Alperia che vuole partire forte con l'ex campione italiano assoluto Michele Tricca, poi Mirko Tomasi, Fabian Ludescher e Federico Mogetti, l'ottocentista. Risultati per ora da podio: 3-18-22 della Sindustria Sport, 3-18-83 della Virtus Emilsider, 3-18-85 della Libertas Forlì.
C'è un al tempo. Studentesca Rete Andrea Milati, tra l'altro, propone un quartetto completamente di allievi. E questa è una cosa molto interessante perché mi permette di andare a dare un'occhiata alle migliori prestazioni italiane allievi nell'albo, che però non prevede la 4x400, sto vedendo solo la 4x200. Quindi lasciamo la patata bollente agli statistici dell'Atletica, poi per capire quale, come si collocherà proprio sul piano storico il riscontro cronometrico dei ragazzi della studentesca Rieti Andrea Milardi. Lo scorso anno sia il coperto sia l'aperto, primo CUS provata a Milano, seconda Pro Sesto Atletica Cernusco. Entrambe hanno un innesto rispetto alla formazione tipo dell'anno passato, il Pro Sesto con Federico Luigi Incontri, il CUS provata a Milano con Edoardo Franzi. La prima frazione di questa seconda e definitiva serie della 4x400 con Luca Sito per provare a partire forte per il CUS provata a Milano, ma attenzione che è cresciuto cronometricamente quest'anno anche Francesco Gargantini. Partenza a tutta per Michele Tricca all'interno per Atleti Club 96 Alperia. CUS provata a Milano con Luca Sito che vira al comando, Michele Tricca che riesce a portare in seconda posizione Bolzano dalla compito difficile dalla corsia 2, e Tricca ci è riuscito. In terza posizione la Pro Sesto Atletica Cernusco per studentesca di Tendra Milardi, che è invece in quarta posizione provvisoria. Luca Sito al comando tra poco per andare a cedere il testimone a Edoardo Franzi, mentre per Bolzano entrerà Mirko Tomasi e per la Pro Sesto Federico Luigi Incontri. Parte Andrea Scalella anche per i giovani della studentesca di Tendra Milardi. Edoardo Franzi per il CUS Pro Patria Milano, Atletic Club 96 Alperia di Mirko Tomasi che è partito forte per andare subito a recuperare il ritardo nei confronti di Franzi. Si mette in scia Franzi, il portacolore del club altoatesino. Franzi giustamente allarga un filino anche per la traiettoria, anche per impedire sorpassi, oltre che per correre in maniera un pizzico più agevole, viste le lunghe leve che non sono particolarmente adatte ai catini indoor, agli anelli, alle strette curve degli anelli indoor. Per quanto riguarda il CUS provata Milano, arriva ora al terzo cambio con Giorgio Isacco che entra in azione. Il punto di riferimento di Mattia Cella, il punto di riferimento della Pro Sesto, l'esperto Mattia Cella, va a ricevere il testimone da Incontri in seconda posizione. Ottimo finale di frazione per Incontri con Mirko Tomasi che ha pagato dazio in chiusura di frazione. Fabian Ludescher è ora terzo per l'Athletic Club 96 Alperia e quarta è la studentesca Rieti, che è ora Paolo Re in pista. Posizioni che sembrano abbastanza delineate, con Isacco in prima posizione per il CUS Pro Patria, Mattia Cella in seconda per la Pro Sesto Atletica Cernusco, al terzo posto l'Atletico Club 96 Alperia e al quarto c'è la studentesca Rieti Andrea Milardi. Vedremo come si andrà a collocare il cambio tra Isacco e Panassidi, con il passaggio di Panassidi sul traguardo a 2:27, quindi una frazione di 50 secondi basta al CUS Pro Patria per vincere il titolo italiano. Visto il 3:18 dell'altra serie, Panassidi in pista e Matteo Raimondi invece in pista della Pro Sesto Atletica Cernusco. Sono due ragazzi che hanno fatto parte del gruppo campione d'Europa Under 23 l'anno passato della staffetta 4x400 a Espoo, con Matteo Raimondi a inseguire e Andrea Panassidi al comando. Iniziato ora l'ultimo giro per le due squadre. Attenzione che Panassidi mi sembra un pizzico sulle gambe. Vediamo che Matteo Raimondi sta rimontando per la Pro Sesto Atletica Cernusco per un sorpasso eventuale nel finale, ma risponde Andrea Panassidi che riesce a reggere, chiude in 3:16:30. Oro CUS Pro Patria Milano, argento Pro Sesto Atletica Cernusco e il bronzo andrà alla Sindustria Sport Padova, perché arrivano piuttosto staccati Atletic Club 96 Alperia e studentesca Rieti Andrea Milardi. Bravissimo il quartetto di allievi della studentesca Rieti Andrea Milardi, non basta ovviamente per il podio di questo tricolore assoluto. Per cui prima e seconda posizione di Ancona 2024, le medesime di Ancona 2023 e di Molfetta 2023 in buona sostanza.
tra poco i risultati ufficiali per andare a chiudere anche il discorso relativo ai campionati di società di questa rassegna tricolore assoluta di Ancona 2024. Andrea Panassiti, Luca Sito, entrambi in azzurro l'anno scorso a Expo. ...3-16-29 per il CUS Propata Milano che è campione d'Italia, Argentola Pro Sesto Atletica Cernusco a 3-16-82, il bronzo della Industria Sport Padova a 3-18-22, quarta la Virtus Emicider Bologna a 3-18-83, quinta la Libertas Atletica Forlì a 3-18-85. Dovrebbe poi inserirsi al sesto e al settimo posto le altre due squadre che hanno corso la serie precedente. Ve lo diamo per ufficiale. Così è: sesta la Pistoia Atletica, settima la Toscana Atletica Jolly, ottava l'Atletic Club 96 Alperia e nona l'Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi. Prima di chiudere vi daremo le classifiche anche del campionato di società assoluto maschile indoor. Vi abbiamo già dato la vittoria in ambito femminile dell'Atletica Brescia, salvo aggiornamenti che comunque non dovrebbero arrivare visto che la classifica che abbiamo a disposizione computa già sia il getto del peso sia la staffetta 4x400, vittoria dell'Atletica Brescia sul Centro Sportivo Carabinieri sulle Fiamme Oro di Padova, li vedete in sovraimpressione. A una gara dal termine guidavano le Fiamme Gialle che sono comunque già certe del successo dall'alto di 111 punti in 10 specialità diverse. Questa è la classifica femminile. Vediamo intanto il meglio di alcune cose viste oggi. Siamo verosimilmente in fase di chiusura, stiamo cercando di avere indicazioni anche in merito. Non abbiamo ancora l'ufficialità del CDS indoor assoluto maschile, che comunque
è stato in ogni caso vinto dalle Fiamme Gialle, che avevano vantaggio abissale sulle inseguitrici dell'Athletic Club 96 Alperia, che nonostante un infortunio al secondo frazionista del quartetto bolzanino Mirko Tomasi, che era partito fortissimo nella propria frazione, è riuscito a concludere comunque stoicamente la propria prova e a portare altri 5 punti che valgono la definitiva seconda posizione per il sodalizio altoatesino. Vediamo l'atleta sui blocchi in questo fermo immagine di una gara delle gare simbolo di questo pomeriggio. 7-0-6 di Zeynep Dossou nei 60 piani, dal circoletto rosso anche al 6-57 di Citruali nella gara maschile, a collocarlo nella top 10 di sempre, e anche ovviamente il 17-60 di Andy Diaz, a un centimetro dalla misura che colloca il portacolore delle Fiamme Gialle in testa alle graduatorie mondiali stagionali. In attesa poi, per quanto riguarda delle classifiche di società, come indicazione vediamo anche l'ufficialità intanto della classifica della 4x400, quindi con l'oro del CUS Provata Milano, l'argento della Prosesto Atletica Cernusco, il bronzo della Sindustria Sport di Padova. Siamo in attesa intanto di indicazione dalla regia. Per quanto riguarda le classifiche di società a livello di CDS assoluto indoor maschile, come l'ufficialità della vittoria delle Fiamme Gialle, e poi di combinate del campionato di società indoor maschile e femminile, l'appuntamento sul sito www.fidal.it. Il grazie da Cesare Rizzi, che va dalla contatta, da tutto lo staff della Federazione Italiana di Atletica Leggera, agli appassionati e appassionati di atletica che ci hanno seguito. L'appuntamento è alle prossime gare tricolori, il prossimo weekend da giovedì i campionati italiani master, e poi la festa del cross il 9-10 marzo da Cassino. Grazie a tutti e una buona serata.